Buonasera, buonasera, ben trovati qui a Radio Antena Musica H24 per lo speciale elezione, la notte elettorale, speciale europee. Siamo qui in studio appunto a Radio Antena Musica 92.2 in FM stereo, ma in diretta sulle pagine Facebook di H24 e di Radio Antena Musica, e tra pochissimi istanti anche sulla pagina dello speciale europeo su H24. In studio con me, Simone Nardone, ci sono Tony Manzi alla mia destra. Buonasera Tony, il tuo microfono. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. E abbiamo anche Giorgio Di Perna che è con noi in questa prima parte di serata. Buonasera, anzi, buonasera a tutti. Di nottata stavo dicendo. Salutiamo anche il buon Mirko Macaro che è fuori dagli schermi ma ci fa supporto soprattutto di segreteria e non solo in questa nottata, e il buon Lorenzo Nallo che è in regia e ve lo faccio anche vedere, e che ringraziamo per chi ci sta vedendo, ovviamente ve lo faccio vedere perché chi ci sta solo ascoltando non può vederlo. Torniamo invece ecco sulla panoramica, per così dire. Allora, abbiamo impostato questo speciale elezioni in un modo molto semplice. Allora, commenteremo i dati, abbiamo i primi, quelli dell'affluenza, non so se sono definitivi, e i primi exit poll. Si alterneranno durante la nostra diretta anche dei collegamenti telefonici con alcuni giornalisti locali e alcuni esponenti politici, sia provinciali che regionali, anche qualcuno sul nazionale. Cercheremo insieme di fare un po' il punto della situazione e capire come stiano andando le cose. Io penso che sia il caso, se siete d'accordo voi che siete qui accanto a me, non so se abbiamo i dati dell'affluenza definitivi, ce li abbiamo da qualche parte? Allora andiamo direttamente sui dati. Gli ultimi dati che dà il Ministero dell'Interno in questo momento, per le ore 23, è il dato del 55,27%. Rammentiamo, le precedenti elezioni era il 58,19%, quindi siamo in leggera flessione rispetto alle precedenti elezioni europee. È andata un po' crescendo, alle 12 era del 16,75%, alle ore 19 era il 43,84%, e siamo arrivati alle ore 23, dato ufficiale del Ministero dell'Interno, al 55,27%. Perfetto, grazie Tony di questa panoramica. Abbiamo diversi exit poll. Giorgio mi faceva segno che ne abbiamo un ultimo, io non ce l'ho. Sono proiezioni. Già proiezioni. Allora partiamo prima dagli exit poll, facciamo un piccolo passo indietro se siete d'accordo, così cerchiamo di dare un'immagine generale di come sono andate le cose, anche da appena abbiamo qualche problema di rete. Vero? È saltata la diretta? Stiamo messi così? Va bene, quindi stiamo andando in audio. Allora facciamo una cosa, ci stoppiamo qualche piccolo secondo, rimaniamo in diretta radio e riprendiamo subito la diretta invece sul web in video. Stoppiamoci giusto qualche secondo, Lorenzo mandaci la musica e poi torniamo. Sì, rispetto al primo exit poll è aumentato un pochettino, diciamo, il margine della Lega di circa un punto, da 27 a 27,5, però poi i dati reali ci dicono altro. E il PD recupera rispetto all'anno scorso. Il dato certo, diciamo, possiamo dire, cioè non certissimo, però in base alle proiezioni e anche agli exit poll, la caduta del Movimento 5 Stelle. Forza Italia si attesta sempre lì intorno al 10%, e lo stesso Fratelli d'Italia tra il 4 e il 6, tra il 4 e 5 e il 6 e 5. Tutti gli altri, forse soltanto Più Europa, è lì tra il 2 e 5 e il 4 e 5. Questa è la forbice, ma io credo che siano soltanto quei, mi azzardo a dire che
saranno soltanto quei cinque, questi cinque partiti ad entrare. Sì, nel frattempo faccio vedere anche quelli del Corriere della Sera, che sono comunque molto simili come exit poll. Tra l'altro questi sono usciti prima addirittura di quelli che stavamo commentando di La Sette. In realtà ci sono anche le prime proiezioni, dateci qualche istante per montare l'immagine in diretta, anche perché ci sono anche altri dati. In questo momento iniziano ad arrivare anche i primi delle sezioni scrutinate. Lascerei un attimo al volo la parola a Tony per questi primi dati delle sezioni scrutinate, e poi abbiamo anche il primo collegamento telefonico. Tony, prego, la parola a te per questi primi dati delle sezioni scrutinate, anche se ovviamente è molto parziale. Ok, parzialissimo ovviamente, parliamo di 668 sezioni scrutinate su un totale di più di 63.931, insomma. Quindi questi sono dati fino alla 10 minuti dopo la mezzanotte, quindi stiamo parlando di 5-6 minuti fa. E sono dati abbastanza sorprendenti, quindi prendiamoli comunque con le molle, ma sono abbastanza sorprendenti, perché al momento dà la Lega addirittura al 34,18, quindi un dato già stratosferico rispetto al 27 che avevamo sentito poco fa dall'altro collega. Il PD parte addirittura come secondo partito, in questo caso che era stato, era un po' in ballo tra insieme al Movimento 5 Stelle su questa posizione. Al momento, sempre su questo totale di 668 sezioni scrutinate, siamo al 21,01. Il Movimento 5 Stelle si attesterebbe, secondo queste proiezioni, al 17,27%. Forza Italia flette e va intorno al 7,72% in questo momento. Fratelli d'Italia ha, rispetto alle precedenti, ha anche un'altra flessione, siamo al 5,48%, e via via, insomma, stiamo poi con Più Europa al 3,42%, l'Europa Verde al 2,61%, diciamo, qui andiamo ovviamente tutti sotto quorum. Quindi la sinistra, il Partito Comunista 0,93 sotto la soglia, scusate. Tony, perdonami se ti stoppo, perché vorrei, certo, siccome abbiamo in collegamento telefonico Giuseppe Mallozzi del Messaggero. Buonasera. Benissimo. Giuseppe. Buonasera, ciao Simone, ciao Tony, ciao Mirko. Ciao, buonasera. Ti salutiamo anche Lorenzo e Giorgio che sono qui con noi. Ah, avevo sentito gli altri colleghi. No, giusto, giusto. Avevo sentito gli altri. Giustissimo, giustissimo. Giuseppe, non lo so, ti chiedo un primo commento, ovviamente a freddo, perché tra l'altro non abbiamo dei dati locali, perché le sezioni hanno appena iniziato a scrutinare. Sì, no, infatti i dati locali a quest'ora veramente... Noi abbiamo ci sono ancora qualche cosina qui da fondi e dintorni che parlano comunque di dati... Vabbè, magari li commentiamo dopo. Tu hai visto ovviamente come abbiamo fatto noi quelli nazionali. Sì, diciamo che era un po' in linea con i sondaggi che si sono visti nei giorni, nelle scorse settimane. Era nell'aria il calo del Movimento 5 Stelle, ma è giustificato dal fatto che è fagocitato dalla Lega, perché Salvini ha fatto incetta dei loro voti, ha parlato al loro elettorato, quindi il Movimento 5 Stelle dal 32 delle scorse governative è caduto, sembra insomma tra il 20 e il 23 potrebbe essere un risultato che potrebbero avere, e diciamo che se si attesta più o meno a questo risultato, un po' bissa quello di 5 anni fa con le europee, che era il 21,16% se non mi ricordo male. E, chiaro che il Partito Democratico ha avuto qualche percentuale in più, o probabilmente anche per il cambio del segretario, lontanissimo chiaramente dallo scorso risultato del 40%, però di certo rispetto alla caduta libera delle governative è sicuramente un risultato, insomma, di tutto rispetto anche per Zingaretti, visto che ha cercato di dare una nuova linfa. Sicuramente uno dei dati più interessanti sono quelli di Forza Italia. Che, infatti, ti volevo chiedere qualcosa tra Forza Italia e Lega, perché poi anche nella zona si potrebbe giocare un po' lì la partita per quanto riguarda coloro che scattano. C'è questa sorta di derby in provincia, certo, perché comunque anche in chiave delle prossime regionali, quindi
è sicuramente interessante, sarà vedere in provincia di Latina che cosa succede. Dicevo che Forza Italia è interessante perché i sondaggi davano intorno al 7-8%, sembra che meno da queste proiezioni potrebbe arrivare al 10, forse 11%, quindi se dovesse arrivare oltre il 10% sicuramente hanno fatto una risalita non indifferente. E anche Fratelli d'Italia sembra andata, sta andando molto bene, ricordo che alle scorse elezioni era poco sopra il 3%, quindi se dovesse chiudere intorno al 5-6% è sicuramente un bel risultato per la Meloni. Poi staremo a vedere anche il candidato locale, che è Procaccini, se può riuscire insomma ad andare, anche perché se la percentuale rimane così, così alta, dovesse addirittura arrivare al 6%, potrebbe esserci veramente la sorpresa. E infatti io ti volevo chiedere, tanto a saggi chiusi possiamo anche fare delle ipotesi, secondo te tra i candidati locali chi è che potrebbe oggettivamente oppure soggettivamente, fai tu secondo te, provare a strappare un seggio a Bruxelles? Beh, tra i candidati locali forse solo Procaccini, perché De Meo la vedo difficile con Tajani che è molto forte. Poi bisogna vedere sempre Forza Italia come reagisce, diciamo, con quanto chiude, perché potrebbe anche esserci qui la sorpresa del secondo, però la vedo molto difficile, vedremo. Va bene, ok. Giuseppe, io purtroppo so che hai un impegno e quindi non possiamo disturbarti più tardi. Ti auguriamo buonanotte e grazie di essere stato con noi, davvero, okay. Grazie mille. Buonanottata allora. Sì, noi abbiamo detto facciamo una mezza maratona perché non siamo allenati per farla intera. Capisco. Ciao. grazie di essere stato con noi, grazie ancora Giuseppe. Rientriamo un attimo in studio. Abbiamo tantissimi dati che ci arrivano da messaggi sulle sezioni e parliamo davvero del locale, ma sono talmente parziali che non ci sembra il caso ancora di fornirveli. Però abbiamo altri dati in aggiornamento dal sito del Ministero, quindi parliamo di dati ufficiali. E anche qui io ridarei un attimo la parola a Tony Manzi, che magari ci può un attimo redarguire, perché sono arrivate delle altre sezioni. Quando parliamo di dati ufficiali parliamo di sezioni che già hanno chiuso, quindi è vero che non sappiamo da quale zona d'Italia arrivano, ma molto probabilmente arrivano da comuni molto piccoli. In realtà, Simone, ti correggo, questi sono dati sull'affluenza, perché sono usciti i dati a livello provinciale. E visto che noi abbiamo un occhio particolare sulla provincia di Latina, esatto, ovviamente diamo un'occhiata. Allora, a livello generale abbiamo un'affluenza del 52,36%, quindi un pochino più bassa della media nazionale. Tra diciamo, i paesi, diciamo, della provincia Pontina, dove l'affluenza è stata maggiore, c'è il comune di Fondi, neanche a dirlo, che ha addirittura avuto un'affluenza del 57,58 alle ore 23, Maenza straordinariamente dell'84,99. Hanno le comunali, per quello probabilmente. Esatto, probabilmente c'è anche quello, anche se il dato di Fondi è sicuramente molto 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 alto. Abbiamo non so, prendiamo le città dove ci sono i candidati locali, ad esempio anche Terracina ha un'affluenza non tanto alta, effettivamente leggermente abbastanza, anzi più bassa della media nazionale, siamo al 52,11, anche se comunque in aumento rispetto alle precedenti che era il 49%. Quindi diciamo questi sono i primi dati un po' interessanti, se vogliamo così, per quanto riguarda l'affluenza. Sono ancora pochissimi i seggi ovviamente scrutinati, qualche dato, come dicevi tu, ci sta arrivando un po' alle orecchie tra Fondi e gli altri comuni, forse non è ancora il caso perché stiamo parlando ancora di dati non ufficialissimi, per cui direi ovviamente di cominciare a parlarne fra un po'. Però possiamo parlare di altri dati che, se mi date qualche istante, ve li metto anche online e ve li faccio vedere, che sono gli altri dati della proiezione sempre di La 7, la prima proiezione in realtà è di qualche minuto fa, però noi ve la facciamo vedere adesso perché il tempo di caricarla per via del problema tecnico, abbiamo avuto qualche piccolo disguido, ve la mandiamo adesso anche per chi ci sta guardando. Sono questi qui, Giorgio, se ce li hai appuntati, se vuoi li puoi leggere tu, altrimenti vado io.
No, no, ce li ho, ce li ho. Vai, la prima proiezione per il TG di La 7. È dell'8% la copertura del campione. E rispecchia un pochettino quello che dicevano gli exit poll, nel senso che anzi addirittura per la Lega è superiore, ci dice una Lega al 32%, ma ci si poteva aspettare questo risultato boom della Lega, permettetemi di dire. Il PD che supera, almeno stando alle proiezioni scusate, il Movimento 5 Stelle di circa un punto, Forza Italia che si tiene sul 10%, Fratelli d'Italia con un buon risultato, un ottimo risultato a mio avviso al 6,2%, più Europa al 3,9%, quindi al limite per ottenere il fatidico 4%. Scusate, al 3,4, 3,9 invece per la proiezione, la prima proiezione di Opinio Rai, che non abbiamo in sovrimpressione, però è del 3%, quindi sicuramente molto più bassa rispetto a quella di SVG, quindi io preferirei commentare i dati di SVG, visto che sono dati più attendibili, diciamo. Allora io nel frattempo che ci arriva anche un'altra telefonata, perché come vi ho detto la nostra diretta cerca di essere il più ampia possibile, sia come opinioni di chi magari ci sta giustamente ascoltando, vedendo, come vi ho detto già prima, siamo in diretta sia su Radio Antenna Musica che su H24, penso che siamo andati in diretta anche sulla pagina dell'Europea, giusto Mirko dalla regia? Sì, siamo in diretta anche su H24 sulla pagina dell'Europea. Il video per chi ci sta seguendo ci potete trovare invece sia sulla pagina Facebook di H24 che su quella di Radio Antenna Musica. Parlare di dati, come dicevamo prima, è ancora abbastanza parziale, però io volevo chiedervi, appunto, in attesa che arriva anche qualche altra telefonata, qualche altro contributo, come è stato prima con il collega del Messaggero Giuseppe Mallozzi, vi volevo chiedere a voi che siete qui in studio con me, quindi in particolar modo a Tony e Giorgio, non so chi vuole rispondere per primo, sono dei dati, è vero, molto parziali. Noi sicuramente cercheremo di concentrarci andando avanti con la diretta sui dati più provinciali, dove per quanto ci riguarda si gioca la partita sui 6 candidati locali e non solo, perché poi si poteva votare anche candidati che vengono da altre regioni. Ricordiamo che Fondi e provincia di Latina, noi siamo in diretta da Fondi ma abbracciamo un po' tutta la provincia per quanto riguarda il nostro osservatorio qui da Radio Antenna Musica, rientra all'interno della circoscrizione di centro, quindi una vasta area e anche molto difficile quindi per candidati territoriali che non vengono dai grandi centri per trovare le preferenze per arrivare a Strasburgo. Conosciamo l'esperienza di 5 anni fa di Forza Italia con Armando Cusani, ex presidente della provincia, attualmente sindaco di Sperlonga, che con ben 55.000 preferenze e un buon risultato di Forza Italia non riuscì a ottenere il seggio a Strasburgo. Quindi tutti sanno che la partita è molto complicata. A voi non faccio la domanda che ho fatto a Giuseppe Mallozzi, ma forse non vi faccio neppure un'altra domanda, perché sta arrivando un altro contributo. Vediamo un attimino di chi si tratta che ci sta chiamando. Un attimino solo che abbiamo un nuovo contributo, quindi abbiamo una nuova telefonata. Io saluterei e ringrazio di essere con noi al direttore di Latina Quotidiano, Lidiano Grassucci. Buonasera. Buonasera a voi. Come dicevamo anche prima abbiamo avuto un altro collegamento telefonico con il collega del Messaggero Giuseppe Mallozzi. È difficile ancora commentare i dati provinciali, non so se lei ha qualche dato, ma soprattutto le chiedo un parere inizialmente sui risultati, o meglio le proiezioni che stiamo cominciando a commentare. Che idea si sta facendo? Beh, sicuramente c'è la Lega sopra il 30%, che come sta emergendo è un dato che nessuno si aspettava, quindi il matrimonio tra la Lega e i 5 Stelle ha indubbiamente premiato i 5 Stelle. I 5 Stelle sono crollati anche sotto le previsioni e il sorpasso del PD diventa a questo punto significativo. Certo è che con questi dati, insomma, il quadro politico diventa estremamente complesso. C'è un solo player che
che può, ha le carte in mano, che è la Lega. Lega 5 Stelle del resto continua ad avere la maggioranza del consenso degli italiani, perché superano il 50%, che è una cifra straordinaria per un paese dove si è sempre governati con coalizioni che erano politiche ma non avevano la maggioranza del consenso dei cittadini. Quindi siamo ad una conferma, certo sono i bandi europei, quindi legge di chiave nazionale è sempre una forzatura, però ha un senso, e soprattutto il Movimento 5 Stelle è entrato in una crisi che credo sia irreversibile. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno la contezza che non quindi saranno disponibili a qualsiasi esperienza. No, mi scusi, no, per un attimo non l'abbiamo sentita, per quello avevo chiesto se era ancora in linea. Mi sentite? Sì, poi è tornata subito la linea. No, le volevo chiedere, mica per caso ho qualche dato provinciale o più locale su cui basare? Sì, io ho 10 sezioni su 511 della provincia di Latina. La Lega sta al 43-80%, mi sentite? Sì, la sentiamo. Il Movimento 5 Stelle al 15,17, il Partito Democratico al 15 e Fratelli d'Italia al 12,54, mentre Forza Italia sta al 7,41. Sono dati ancora molto, le sezioni in provincia di Latina sono 511, quello che io vi sto dando sono soltanto 10, però indicano le particolarità della provincia di Latina, che è quella di saper stare sempre con chi vince, insomma in questo momento vince la Lega e quelli di Latina siamo con la Lega, siamo ipergovernativi come direbbe qualcuno. Sì, ci troviamo penso tutti d'accordo. Non so se Giorgio o Toni volevano fare una domanda anche loro al direttore. Sì, intanto buonasera e grazie di essere con noi. No, grazie, insomma, a voi che mi avete chiesto questo contributo. Mi fa molto piacere. Allora, invece io vorrei una domanda. Secondo lei, allora già questo dato ovviamente sappiamo che all'inizio gli exit poll quando sono poche sezioni scrutinate i numeri sono un po' ridondanti, poi insomma pian pianino arrivando alle altre sezioni ci si livella un pochino, però il dato è abbastanza sorprendente, come dire, no? Ancora una volta, come lei ha detto, la provincia di Latina forse va avanti rispetto ad altre province. No, sono sempre con chi manda. Così, esatto, per dire, io l'ho detto un po' più facile. La domanda è questa: secondo lei, oltre a livello ovviamente nazionale, che si faranno i conti domani poi con i dati ufficiali, questo porterà alla ridiscussione anche relativamente breve a nuovi equilibri in provincia? Ma sicuramente questi dati serviranno se i partiti hanno ancora un minimo di senso a cercare delle risposte per i confronti prossimi venturi, nel senso che ormai siamo in campagna elettorale per la definizione del quadro politico, per esempio a Latina, che è il comune capoluogo, e anche nelle altre città terracini. Il voto. Questi numeri poi bisogna andarli a leggere dentro, per esempio sulla Lega sarebbe interessante vedere quanti voti, lo vedremo tra poco, quante preferenze ha preso ad Adinolfi, lì si gioca il suo futuro politico, che il sottosegretario di Stato Pontino Duricon. Poi bisognerebbe andare a vedere nel Partito Democratico come si distribuiscono i voti, per esempio è interessante sapere quanti voti prende Smeriglio, quindi che tipo di equilibri ci saranno all'interno del partito. Forza Italia rimarrà ancora coesa, perché ha un candidato il sindaco di Fondi, ricordiamo, cioè, questi sono numeri importanti, nel senso che poi può provocare rinculi. Quindi credo che questo, se i partiti sono attenti, sarà oggetto di analisi e di ingredienti per le scelte future. Per le scelte attuali credo che con questa volatilità dell'elettorato chi ha il posto se lo tiene, quindi non ci saranno ripercussioni immediate. Qui nessuno è sicuro di essere rieletto, quindi chiunque
ha preso una posizione, se la tiene ben stretta fino a scadenza naturale, cioè li devi cacciare per forza, perché loro di loro conto non se ne vanno. Ecco, nelle elezioni, in queste elezioni qui molti riflettori sono accesi, in particolare su Forza Italia e anche su tutta la corrente che fa capo attorno al senatore Fazzone. Molti analisti negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, davano anche indicazioni sul fatto che più che ad una elezione magari si puntava anche ad una sorta di conta interna. Stando così la situazione, che è molto molto frammentaria ovviamente, eccetera, quali potrebbero essere gli scenari a questo punto all'interno di Forza Italia? Ci potrebbe essere una sorta Ci sarà Forza Italia? Dio. La mia domanda è questa: se Forza Italia non ottiene sopra il 7%, beh, credo che ci siano grossi problemi di tenuta. Se invece prende il 10%, stiamo parlando quindi di ipotesi ancora, perché i dati non li conosciamo, allora può essere quella che hai chiamato, ti do del tu così siamo colleghi, facciamo assolutamente prima, sì, grazie. Quella che tu hai chiamato conta interna, allora ha senso, ma se arriva sotto il 7% non ci sarà nessuna conta interna, ci sarà una fuga esterna e quindi ognuno cercherà di salvarti. Lo stesso vale per Fratelli d'Italia: se non si consolida e rimane sempre lì intorno al 4%, la vedo dura continuare questa esperienza. Se invece supera il 7%, allora lì il movimento si è consolidato e diventa un interlocutore politico. Quando si ragiona sui dati, poi si dovrà vedere i dati reali, perché fa la differenza rende la prospettiva di Italia interessante. Lo stesso 7% racconto da Forza Italia è quasi un discorso funebre. Lo stesso vale per il PD: se il PD prende meno del 20%, cosa che credo non si stia prospettando, ha possibilità di rilancio, cambia il quadro. Direttore, mi permetto di farle un'ultima domanda, forse flash, non lo so. Chi tra i candidati pontini ha più chance di prendere un seggio a Strasburgo? E qualcuno realmente ce l'ha? Beh, penso che il sindaco di Terracina, siccome lo portava anche la Meloni e siccome Fratelli d'Italia ha il suo bacino elettorale nel Lazio, è quello che ha più chance. Con questi numeri Forza Italia, l'altra volta Forza Italia Pontina riuscì ad arrivare lì a prendere il seggio con Cusani. Tra l'altro è stato l'unico partito che storicamente ha ottenuto un seggio a Bruxelles con Zappalà. Con questi numeri insomma si riducono i posti e quindi la possibilità per Salvatore De Meo non ci scommetterei sopra in questo momento, però insomma basterà vedere qualche ora per avere una risposta a questa domanda. Comunque le due candidature del centrodestra, sia la candidatura di De Meo sia la candidatura di Procaccini, erano delle buone candidature, hanno fatto una scelta, tanti problemi dei due partiti, l'uno di affermarsi e l'altro di mantenere la propria presenza sul territorio, hanno fatto quello che dovevano fare, sono delle scelte azzeccate rispetto al quadro dato. Probabilmente invece il candidato della Lega di Nolfi ha più possibilità in termini di numeri di parlamentari possibili. Bisogna vedere se lui personalmente ottiene consensi, perché non era un candidato che aveva un'immagine pubblica, insomma, oltre a Borghezzo non è che era molto conosciuto, era molto legato a Latina, quindi se lo sono caricato sulle elezioni sono stati veramente molto bravi e quindi è stato conosciuto alla leadership della Lega di saper tradurre il consenso di opinione pubblica anche in consenso politico. Poi vedremo quanti della Lega per esempio esprimono preferenze, anche è un dato che andremo a vedere, perché credo che sui numeri della Lega pesi tantissimo il voto d'opinione. Hanno votato Salvini, non hanno votato nessun altro.
Tony, volevi fare un altro sì, intervento? Direttore, volevo un attimo ripetere per chi si fosse messo all'ascolto adesso i dati che ci avevi indicato poco fa all'inizio dell'intervista, a tua disposizione per quanto riguarda... Allora, della provincia di Latina siamo a 10 sezioni su 511. Comunque il dato indica, e tra l'altro i dati che si aggiungono sostanzialmente confermano questo andamento. Tenete conto però non ci sono i voti, sono dei piccoli comuni, non ci sono ancora i voti delle grandi città di Cordiglia, certo. Latina, Fondi, che sono quelli che poi dove l'opinione pubblica è più forte. Però e quindi questi dati ci dovrebbe essere la forza di radicamento territoriale, invece paradossalmente la Lega sta al 43-80%, 5 Stelle 15-17%, Partito Democratico 15%, Fratelli d'Italia 12-54% e Forza Italia 7-41%. Ok, quindi penso quando arriveranno i dati di Fondi probabilmente Forza Italia avrà un risultato diverso da questo. Sicuramente. Sì, però comunque può essere indicativo per una prima analisi. Va bene, grazie. La prima analisi comunque, ecco, ci sta, sta quasi un elettore su due sulla Lega in questo momento, che è un esatto. Grazie mille direttore, grazie di essere stato con noi. Grazie auguri a voi e buon lavoro. Grazie direttore Garzucci, grazie mille. Ancora, noi rientriamo in studio, ecco, abbiamo varie cose, ecco, mentre siamo in diretta chi ci sta guardando, stavo con la videocamera panoramica che ci fa vedere un po' tutto lo studio, non so se probabilmente avete visto che varie volte mi sono girato perché arrivano vari dati, alcuni anche molto molto particolari come quelli che mi faceva vedere poco fa Giorgio, anche se sono parziali e di dati scrutinati, presumo, vero, della regione sì. Toscana, dove la Lega addirittura può essere primo partito, cioè la Lega, diciamo, allora nella nostra circoscrizione per adesso su 508 la Lega è al 35,7%, il Partito Democratico al 27,2 27,3 e il Movimento 5 Stelle al 14,7 e Forza Italia al 6%, 6,1%. Fratelli d'Italia molto vicino al 5,3%, quindi questi sono i dati parziali, molto parziali della nostra circoscrizione. Scusate. Mentre continuano ad arrivare i dati locali, però abbiamo una proiezione. Altre proiezioni più consistenti. Al 18% questa volta. E la Lega supera il 33%, 33,1, PD 21,7, sempre stabile, cala il Movimento 5 Stelle e va al 19, Forza Italia stabile all'8,5, Fratelli d'Italia sale e va al 6,3, però ricordiamo è ancora il 18% della proiezione e questi ricordiamo a tutti che è una proiezione che si fa su dati reali, ma in realtà non sono poi veri e propri dati reali che arrivano, sono soltanto proiezioni molto attendibili, però da prendere sempre con le pinze, perché poi il 18% è ancora troppo poco per parlare, però forse sicuramente la Lega non andrà sotto il 30%. Sì, comincia a delinearsi un po' lo scenario, almeno a livello nazionale, su quello locale, come giustamente ci faceva riflettere il direttore Grassucci. Stavamo messi con dati ancora troppo vaghi per riuscire a capire qual è la situazione. Abbiamo un nuovo contributo, scusate un attimo. Abbiamo un nuovo contributo, nel senso che abbiamo una nuova telefonata, se ci date un attimino di tempo vi mettiamo in diretta Don Maurizio Di Rienzo. Buonasera Don Maurizio. Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera a te Simone, Giorgio, Tony e tutto il pubblico. Grazie, buonasera Maurizio. Grazie di essere con noi per Radio Civita in Blu, ma anche responsabile delle relazioni sociali della diocesi di Gaeta. Don Maurizio, a te però chiediamo un contributo ovviamente un po' più giornalistico, anche una voce tra virgolette diversa rispetto al direttore Grassucci, almeno per stile immagino.
Sì, vi ho seguito fino adesso in tutti i contributi con Giuseppe, con dottor Grassucci, e veramente voglio farti i complimenti, perché io pensavo di trovare la maratona Nardone, invece non c'è nulla da invidiare veramente ai più grandi della televisione. Però scherzi a parte, io sto guardando un po' anche le proiezioni, penso le stesse che vedete voi, no? E mi verrebbe da... Non so se ascoltavate la maratona di Radio Formia, siamo in tema radiofonico, quindi stasera mi piace stare così. E c'era Francaforte che diversi anni fa, durante le elezioni a sindaco però era, disse a un certo punto, quando arrivò il vincitore, non ricordo per chi parteggiasse, ma vorremmo, siamo proprio contenti di queste elezioni. Io vorrei dire la stessa cosa, ma non ce la faccio. Ecco, la voglio dire così, in sintesi. Sì, a parte l'idea, non so se stando nella parte più a sud della provincia hai qualche sensazione o qualche dato diverso. Dai, da quello... Questa mattina alle 10 più o meno, 9:30-10 sono andato a votare, io sto voto a Minturno dove faccio il parroco, avevano votato 40 persone, più o meno io credo, ipotizzo che la mia sezione ipotizza almeno 500 persone. Non so, vado un po' così, perché Minturno fa 20.000 abitanti, gli elettori sono credo un 15.000, quindi io avevo votato 40 persone al mio, ed erano le 10 del mattino. Ma altri paesi mi hanno detto, non so se a Gaeta, mi dicevano, alla stessa orario erano 8 persone in alcune sezioni, quindi veramente almeno il dato che io segnalo è l'affluenza bassa, insomma, era prevedibile. Sì, quello sicuramente, vabbè, hai già fatto un commento sul livello nazionale, non so cosa, pensi che queste prime proiezioni rispecchiano poi un po' quello che sarà il trend definitivo, oppure è davvero troppo presto per parlare? Io ho visto qualche immagine dai siti principali, comunque Salvini già festeggiava per essere il primo partito, o qualcuno tipo i 5 Stelle dicevano di aspettare i dati definitivi, oggettivamente ancora non c'è nessuno che ha detto che ha perso, ma quello probabilmente non ci sarà neppure domani mattina, però qualcosa si sta delineando. Beh, io sto vedendo un po' gli scrutini, insomma già sono abbastanza delineate, insomma, le posizioni, e segnalo come il direttor Grassucci e quello di Forza Italia, veramente una discesa, insomma, penso che questa è una cosa da oggettiva, da dire, io vedo qui 7-8, quindi aggiornato a 5 minuti fa, siamo nella proiezione generale degli scrutini, quindi meno del 10% Forza Italia, stando così le cose. Non so se avete avuto modo anche di commentare le elezioni comunali, che comunque nel nostro territorio, Monte San Biagio, Spigno Saturnia, sono un po' i due comuni della nostra zona, quindi non so se avete dato qualche accenno in merito. No, non abbiamo dato accenni perché lo scrutinio poi inizia domani. In realtà l'unico dato che possiamo commentare sicuramente è il fatto che l'affluenza in quei comuni è più alta in media rispetto a quelli degli altri che hanno votato solo per le europee. A Monte San Biagio. A dimostrazione del fatto che comunque più le istituzioni si avvicinano al territorio, più effettivamente i cittadini si sentono chiamati in causa e quindi partecipano attivamente al voto. Però oggi dicevo questa frase, no, che è un detto che si usa, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, nel senso che l'Europa, Bruxelles, ma non è vicino a te, oggi lo diceva una persona, no? A Minturno in effetti chi è vicino a te? Il sindaco, a malapena la regione, quando si va a parlare di Europa, io lo vedo nel contesto, almeno nel sud pontino, è qualcosa che non ce l'hai davanti agli occhi, non ce l'hai davanti al cuore, insomma è lontano, ecco. Va bene, Don Maurizio, noi ti ringraziamo di essere stato con noi, grazie mille. Figuratevi, buona maratona Nardone, ho anche condiviso su Radio Civita, sulla nostra pagina, insomma, in questa collaborazione, in questa staffetta. Grazie mille Don Maurizio. Buon lavoro e buona diretta, ciao. Grazie ancora di essere stato con noi, buonanotte, noi proseguiamo, tra qualche minuto facciamo anche una prima pausa, non so se abbiamo qualche altro dato, qualche altra proiezione o qualcosa di indicativo che possiamo commentare.
votare. Io vedevo da alcuni dati parziali che arrivano tramite messaggini proprio dai seggi anche qui in zona, comunque il trend non cambia, anche in un territorio dove, lo accennava prima Tony quando parlava con il direttore Grassucci, in un territorio dove di fatto è forte la presenza di Forza Italia, addirittura con un candidato che è il sindaco di Fondi Salvatore De Meo, in alcune sezioni la Lega è o alla pari o addirittura in questa prima parte di scrutinio sopra a Forza Italia, a dimostrazione che il partito di Salvini sta diventando un po' il partito egemone del centrodestra. Qualcosa che forse poteva sembrare strano fino a qualche giorno fa, addirittura si pensava che con la candidatura di De Meo in Forza Italia e Fratelli d'Italia con Procaccini si potesse almeno arginare questa ondata della Lega, che invece continua. Poi giustamente bisognerà vedere anche in che modo riusciranno a concretizzare il dato elettorale anche con i voti del candidato, ad esempio di Adinolfi, che è il candidato del territorio della provincia di Latina. Tony mi faceva segno che ci sono dei dati, non so se anche Giorgio ne ha degli altri. Sì, un dato curioso. Vai Giorgio, allora tu dici il dato curioso e poi Tony ci dà quelli meno curiosi e più ufficiali. Allora, il dato curioso viene non dalla nostra area, diciamo, ma dall'area sud, dall'area meridionale, dalla circoscrizione meridionale, dove il primo partito, ovviamente un dato parziale, 754 sezioni su quasi 15.000, il primo partito è di gran lunga il Movimento 5 Stelle, al 35.7, e appaiati sono la Lega e il Partito Democratico, intorno al 19%, Forza Italia insegue staccata all'11%, quindi anche questo poi è un dato su cui riflettere poi a livello di nazionale, a livello politico, perché poi è vero, le elezioni europee non sono elezioni politiche, però sì, il dato è politico sulla carta, però in realtà poi ci sono questi dati da prendere in considerazione, perché il Movimento 5 Stelle al sud va forte e superato il Garigliano calano i consensi. Ovviamente, ripeto, sono dati molto 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 parziali. Tony, invece tu c'hai qualche altro dato che sì, volevi dirci? Allora, abbiamo un aggiornamento dal Ministero dell'Interno per quanto riguarda i dati ufficiali della provincia di Latina. Parliamo ovviamente di numeri molto bassi di sezioni scrutinate, 23 su 511, e abbiamo la Lega al momento con 3.823 voti al 42,21%, il Partito Democratico, il PD, al 15,07%, quindi un nettissimo stacco, il Movimento 5 Stelle al 13,70%, Fratelli d'Italia al 12,55% e Forza Italia al 10,61%, leggermente in crescita rispetto ai dati che ci aveva dato il direttore di Latina, Latina Quotidiano, Lidero Grassucci. Quindi poi abbiamo più Europa all'1,56% e poi un po' tutto il resto sotto il punto percentuale. Questi sono sostanzialmente i dati del Ministero dell'Interno in questo momento. Possiamo vedere, non so se vogliamo, anche l'intera Regione Lazio, come sta andando. Dovremmo tornare indietro. Sì, Regione Lazio, perché la Regione Lazio, se la Lega in provincia di Latina si attesta al momento al 42%, e il dato è leggermente inferiore a livello regionale, parliamo del 40,12%. Non so se ci vogliamo stoppare, andiamo avanti qualche altro minuto, perché a breve abbiamo un'altra telefonata. Penso che facciamo in tempo a stopparci però qualche 5-6 minuti. Non so se abbiamo assolutamente una slide però da lasciare in sovrimpressione. Sì. Non so se c'è qualche altra proiezione, qualche altra curiosità, qualche altro dato che potete sviscerare al momento, il tempo giusto che io lancio questa slide che parla di exit poll. Siamo ancora sugli exit poll, però almeno ve la lasciamo in sovrimpressione sul livello nazionale, il tempo che noi andiamo in pausa. Un attimino solo che ve la carico qui, perché se no non la riuscite neppure a vedere sugli aggiornamenti. Comunque il
ci sono anche altri dati, mi fa segno Giorgio, altre proiezioni, non so se già li puoi spiegare. Giorgio, al volo? Un minuto, mi dici? Ok, io intanto allora nel frattempo mi permetto al volo di caricare questa immagine in modo tale che anche se è un exit poll comunque è un dato che abbiamo già cominciato a commentare da qualche minuto e parla comunque di una Lega che ormai viaggia intorno al 30% con il Partito Democratico a inseguire e il Movimento 5 Stelle ancora più dietro. Precisamente parliamo di questo dato qui che vi faccio vedere per chi ci sta seguendo in diretta, ovvero exit poll Fonte della Repubblica, la Lega al 30%, il Partito Democratico al 21,08%, Movimento 5 Stelle al 20%, Forza Italia sotto il 10%, Fratelli d'Italia al 6%, Più Europa al 3,7%, Europa Verde al 2,4%, la sinistra 1,8%. Vi ricordiamo, ormai stiamo oscillando tra exit poll, proiezioni e dati reali, da prendere più con le pinze di exit poll, ma anche le proiezioni sono su dati molto parziali. Giorgio, vai con i dati. Sì, io vi parlo di proiezioni, questa volta di Opinion Rai, perché è arrivata al 21% rispetto al dato precedente di La 7 che era il 18%. Opinion Rai ci dice che la Lega è a circa il 32,1%. Il PD si attesta 10 punti sotto, quindi al 22, e il Movimento 5 Stelle al 19,5, quindi si attesta, diciamo, via via vanno avanti le proiezioni e il Movimento 5 Stelle è sempre più sotto il 20%. Forza Italia in leggera risalita rispetto ai precedenti dati, rispetto alle precedenti proiezioni, al 9,4, Fratelli d'Italia un po' in calo al 5,8, Più Europa al 3,2. E niente, questi sono gli ultimissimi dati, le ultimissime proiezioni che ricordiamo sono soltanto proiezioni fatte in base a dati reali, non sono, diciamo, veri e propri dati scrutinati, voti scrutinati. Se posso intervenire un secondo, volevo sottolineare a livello locale, parliamo della Regione Lazio in particolare e a questo punto di ciò che sta accadendo in provincia di Roma, che è molto diverso in realtà da quanto sta accadendo in provincia di Latina, perché se abbiamo in provincia di Latina una Lega oltre il 40%, in provincia di Roma la situazione è ridimensionata ed anche con numeri sostanziosi. Infatti abbiamo una Lega comunque al primo posto, ma al 34,82%, con invece un Partito Democratico al 22% su Roma, che mi sembra già un dato molto, molto significativo, però tallonato proprio veramente di pochissimo al 21,18% dal Movimento 5 Stelle. Mi sembra un dato abbastanza indicativo, mentre Fratelli d'Italia, che si attesta più o meno sugli stessi numeri della precedente sessione, e Forza Italia con un nettissimo calo, addirittura al 5,68% in provincia di Roma. Sì, vi mando in sovraimpressione per chi ci sta anche guardando i dati della provincia di Latina, perché su 23 sezioni scrutina... Scusate, non mi sento, mi fa segno Lorenzo, si era sganciato il microfono. Stai dicendo su 23 sezioni scrutinate su 511, quindi un dato comunque molto parziale, vediamo un risultato che è simile a quello che poi ci faceva notare già precedentemente il direttore di Latina Quotidiano, Grassucci, che metteva in evidenza il fatto che la Lega è addirittura sopra il 40%. Poi sarebbe curioso da capire da dove vengono queste 23 sezioni scrutinate. Sicuramente non vengono dalle grandi città dove i seggi sono composti, cioè i votanti in quei seggi sono più numerosi e quindi arrivano in un secondo momento. Al secondo posto però non c'è né Forza Italia né il Partito Democratico, scusate, né i 5 Stelle, ma addirittura il Partito Democratico molto ma molto distanziato con un 15%, poi segue il Movimento 5 Stelle al 13%, addirittura Fratelli d'Italia al 12,5% e Forza Italia al 16%. Ripetiamo, sono dati da prendere
prendere con le pinze, perché sono molto ma molto parziali. Noi non ci stoppiamo ancora per qualche istante, perché tra l'altro stiamo attendendo anche un'altra telefonata. Dopo questa telefonata però ci fermeremo qualche minuto, come vi abbiamo detto. Penso che, e su questo c'è davvero poco da dire, credo che mi trovate d'accordo, e mi rifaccio a Tony e a Giorgio sul fatto che la Lega, contrariamente da quello che si diceva fino a qualche giorno fa, oggettivamente rischia di aver sbancato anche alle europee, perché ora forse il dato del 43% è davvero troppo parziale, però sia gli exit poll che le prime proiezioni li danno in un range che nella fase più bassa è intorno al 30%. Ma tende addirittura a salire, quindi una Lega che è sicuramente il primo partito, quindi crediamo a questo punto alla fotografia di Salvini che aveva pubblicato già intorno alla mezzanotte sul suo profilo ufficiale, in cui ringraziava i propri elettori, i cittadini italiani, per il fatto di essere diventato primo partito, e è da constatare quanto sia la caduta del Movimento 5 Stelle. Sicuramente il Partito Democratico invece regge la ripresa, però la partita si gioca all'interno del centrodestra, prima di tutto perché di fatto, al di là del governo nazionale, Fratelli d'Italia e Forza Italia governano insieme alla Lega nella maggior parte delle amministrazioni, e poi anche perché probabilmente Fratelli d'Italia è in crescita. Invece è da capire il peso specifico di Forza Italia, dove a quanto pare, da primissimi dati anche sul locale, ha una netta flessione anche in territori dove è sempre andata bene, come ad esempio quello del Sud Pontino. No, io ho alcuni dati molto molto parziali anche da fondi, davvero sembra che la Lega sia avanti. Anche se Forza Italia è più o meno intorno al 30% nelle sezioni, beh, di sicuro non sbanca, ecco, da questi dati. Se si pensava che a fondi magari feudo forte elettoralmente parlando di Forza Italia con la candidatura di De Meo ci potesse essere un ricompattiamo le file, da questi primissimi dati, ecco, una sezione specifica parla di circa il 30% per Forza Italia, con più o meno la stessa percentuale con le preferenze a De Meo. Vuol dire che i dati di cui parlavamo a livello nazionale, poi scendendo anche sul provinciale e sul locale, mettono in evidenza comunque un trend che va confermandosi man mano che andiamo avanti. Nel frattempo c'è già la conferenza stampa di Salvini, che non possiamo farvi vedere perché non abbiamo la possibilità di mandarvela in diretta e nemmeno in audio, però già il fatto che la Lega stia andando praticamente in conferenza stampa a luna di notte con dati approssimativi, ma che di fatto segnano evidentemente quello che sarà uno spaccato che andrà a definirsi man mano che si va avanti con lo spoglio, la dice lunga sul fatto che per quanto parliamo di dati parziali, anche se parziali, mettono in evidenza un qualcosa che si sta manifestando. Non so se sei d'accordo, Tony. Sì, effettivamente una conferenza stampa così presto mi sembra, come dire, un po' giocare d'anticipo, ma d'altronde il leader del Carroccio in questo caso è sempre stato abbastanza avanti, no? Quindi evidentemente il muoversi prima è il muoversi meglio per tutti, per cui forse non c'è neanche più da sorprendersi da questo punto di vista. Quello che forse è più atteso in questo momento, che non la conferenza stampa della Lega, ma magari la conferenza stampa, le conferenze stampa secondo me più indicate. Scusa Tony, se volete, Lorenzo dalla regia, sì, mandiamo un attimo in diretta quello che sta dicendo Salvini, così vediamo, lo sentiamo, anche se non proviamo, possiamo sì vederlo. Vai Lorenzo. Allora aspettate, vediamo un attimo. Grazie Lorenzo, ecco, alla regia che ci supporta in questo frangente. Vai. Adesso torno in ufficio a guardare i voti reali, però ogni singolo consenso di ogni donna e di ogni uomo da nord a sud sono per me la conferma che abbiamo governato bene in questi mesi,
e abbiamo il dovere di governare ancora meglio nei prossimi mesi. Per quello che mi riguarda, a livello nazionale non cambia nulla. Sì, allora torniamo un attimo in studio perché abbiamo un altro contributo telefonico. È con noi, lo saluto, buonasera, l'onorevole Stefano Parisi di Energia per l'Italia, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, noi stiamo commentando, partiamo ovviamente dal nostro territorio, quindi dalla provincia di Latina, ma siccome i dati sono molto parziali stiamo commentando i dati ancora sul nazionale. Stavamo sentendo quello che diceva il ministro dell'interno Salvini, che già sta facendo la conferenza stampa perché i dati sembrano abbastanza delineati. Non so se lei si è già fatto un'idea abbastanza definita anche, cioè se anche lei si è fatto la stessa idea del ministro dell'interno o se ha un'altra prospettiva. Beh, no, io la penso in maniera molto diversa dal ministro dell'interno, però penso che effettivamente la Lega è il primo partito, ha avuto un grande risultato rispetto a un anno fa. Bisogna raffrontare i risultati rispetto alle elezioni del 4 marzo di un anno fa, quindi non tanto sui sondaggi. E i rapporti di forza tra la Lega e i 5 Stelle si sono invertiti. La Lega il 4 marzo aveva il 17%, i 5 Stelle il 32%, oggi i rapporti, non so come andranno veramente i dati definitivi, ma sono invertiti in maniera importante, ci sono almeno 10 punti di distanza tra a favore della Lega. Questo è il primo dato. Il secondo dato è che il PD ha riunito tutte le forze che aveva, quindi i famosi LeU, quelli che erano usciti a sinistra da D'Alema e Bersani, più vari pezzetti di piccoli partiti che c'erano stati il 4 marzo, li ha riuniti tutti e ha sommato lo stesso numero di voti. Ora sembra un grande successo di Zingaretti, ma ha soltanto riunito quello che c'aveva a sinistra, quindi il PD si sposta a sinistra e conferma i voti che la sinistra aveva avuto già più di un anno fa, un anno e qualche mese fa. Direi che il dato più importante è che c'è un fortissimo calo di Forza Italia. Se pensiamo com'era il rapporto tra Forza Italia e PD il 4 marzo del 2018, che erano pochi punti di distanza uno dall'altro, oggi il PD è più del doppio di Forza Italia. Il PD in qualche modo ha cercato di rinnovarsi cambiando segretario, avendo un congresso e le primarie interne, ha rilanciato una sua iniziativa politica almeno tra gli apparati, cercando di riportare verso di sé il LeU e la sinistra. Forza Italia è rimasta bloccata al palo, non ha fatto nulla e ha perso altri, credo, qualcosa come un altro milione e mezzo di voti. Se risommiamo a tutti i voti che ha perso negli ultimi 10 anni, stiamo parlando di 10 milioni di voti persi in 10 anni per la non volontà di rinnovarsi. Il problema grave che in questo momento c'è in Italia è che non c'è una forza politica liberale, popolare, moderata come c'è in altri paesi. Guarda il risultato della Merkel in Germania o anche quello di Macron in Francia. Insomma, in tutti i paesi dove c'è sono anche una forte presenza sovranista e populista, però i partiti popolari e liberali hanno avuto una loro affermazione che in Italia non c'è più. Mi permetta, volevo farle una riflessione proprio su questa cosa, parafrasando una frase che ci ha detto poco fa il direttore di Latina Quotidiano, Grassucci, che faceva una battuta, dice: ci sarà ancora Forza Italia dopo queste elezioni? Beh, infatti non c'è più come partito, lo sappiamo tutti, poi vedremo cosa è successo anche nelle province del Lazio. A Latina credo che sia andata particolarmente male. Ma lo sappiamo, i dati ufficiali li danno Forza Italia adesso all'8,26%. Sì, appunto, però appunto è un po' presto, perché poi sì, sì. Solo 73 sezioni su 511. Appunto, quindi è troppo presto, però lo sappiamo tutti, no? Lo sappiamo che non c'è più nel tessuto, ci sono i voti a Berlusconi come al solito, e poi non c'è più nel tessuto politico e sociale del paese. Insomma, era un partito che era più o meno aveva il 30% dei voti, cioè dove è stato Salvini, e oggi è ridotto al 9%, ma perché non ha voluto rinnovarsi. Salvini dice delle cose molto lontane da quelle che diceva
Berlusconi, e quindi vuol dire che un pezzo dell'elettorato si è spostato a destra, quando è un elettorato moderato, un elettorato che magari in passato 20 anni fa votava Democrazia Cristiana, che mai avrebbe pensato di votare un partito di destra come Salvini, insomma. Cioè, c'è da dire che questo, la sintesi è: il centrodestra non c'è più, quello che abbiamo conosciuto per 25 anni, e oggi c'è una destra guida Salvini con insieme la Meloni, che ha avuto un buon risultato, credo nel Lazio ancora migliore di quello che vediamo. 12,36 dicono i dati. Sì, lei 8 mesi fa pensava, il suo problema alla Meloni era di superare il 4%, ha superato bene, è stata intelligente, ha fatto delle alleanze importanti, è riuscita ad affermare un suo ruolo pur mantenendo una linea di destra, però è riuscita a confermare un suo ruolo. E credo che oggi il vero tema è quello di vedere se ci sono le condizioni per ricostruire un'area liberale popolare, che è quella che ha sempre guidato il centrodestra in passato e che oggi è ridotta ai minimi termini. Ecco Parisi, una domanda un po' più in particolare sulla provincia di Latina, visto che noi insomma ci occupiamo questa sera in particolar modo dei risultati anche di questa zona. Forza Italia è stata per anni il partito di riferimento e quindi diciamo il termometro a volte anche nazionale, no? del partito. Quanto hanno pesato, oltre al fatto di, come lei ha sottolineato, una sorta di mancanza di rinnovo, però quanto hanno pesato anche le mancanze bacini di voto importanti, parliamo dei comuni, non so, di Terracina, ma anche di Sperlonga ad esempio? Beh, sì, è evidente, non è stata curata quella rete di presenza territoriale in un partito che andava sempre più sbandando, ma questo però nasce da scelte sbagliate. Voi sapete che io ero candidato con il centrodestra per la regione Lazio, e sapete che cosa è successo e come il centrodestra è arrivato diviso a quelle elezioni il 4 marzo, e come se non fosse andato diviso oggi avremo un presidente del centrodestra e Zingaretti non sarebbe un consigliere regionale e il PD non avrebbe potuto fare l'operazione che ha fatto. E in più, e questo è successo il 4 marzo, e poi a dicembre, da settembre due consiglieri di Forza Italia stanno sostenendo la giunta di Zingaretti, consentendo a Zingaretti di fare la sua campagna elettorale per diventare segretario del PD. Tutto questo, quando poi abbiamo posto la mozione di sfiducia a Zingaretti, questi tre addirittura consiglieri di Forza Italia l'hanno voluto sostenere, addirittura con il coordinatore regionale di Forza Italia che ha attaccato il centrodestra per sostenere Zingaretti. In quel giorno si giocava la segreteria di Zingaretti del PD. Pensate se questo fosse successo, cioè se fosse stato sfiduciato, Zingaretti oggi non sarebbe segretario del PD e probabilmente avremmo potuto ricostruire una forza centrale agganciata al centrodestra con ben altri connotati. È evidente che poi questi errori si pagano. Quante giunte sono sostenute da Forza Italia proprio in provincia di Latina e sono giunte del PD? È evidente che poi queste cose si pagano, la gente si disaffeziona, gli amministratori vanno da altre parti, vanno verso la Lega, che è molto più attrattiva dal punto di vista elettorale e anche dal punto di vista di possibili ruoli amministrativi, e così i partiti si disgregano perché gli uomini e le donne dei partiti sbagliano, appunto, e non sono fatti, sono fatti che dipendono da comportamenti sbagliati delle persone. Ecco, lei recentemente ha lanciato una sorta di soluzione, insomma una proposta di riunificazione o comunque di ricostruzione del centrodestra, lanciandolo da Milano, se non erro, insomma è un modello che si può trasporre anche nel Lazio, in particolare magari in, non so. Ma sì, guardi, noi a Milano abbiamo voluto fare una cosa importante. Io penso che oggi non è più momento di
di alchimie, mettere insieme, come ha fatto Forza Italia, l'UDC più Lupi più Cesa più non so chi. Queste robe qui non funzionano più, la gente non capisce di che cosa stiamo parlando. Bisogna ricominciare a essere legittimati dal voto popolare, ricostruire una presenza sociale nel tessuto della nostra società. A Milano abbiamo fatto questo, abbiamo costituito un'associazione che si chiama Piattaforma Milano, dove sono entrati dentro i partiti moderati, liberali e moderati, compresa Forza Italia, presenti a Milano. Abbiamo fatto un voto popolare e hanno votato 5.000 persone per eleggere un portavoce e un comitato direttivo, il che vuol dire che si può ripartire dal basso, con ovviamente dei valori comuni molto chiari, molto evidenti, che sono lontani dai valori espressi oggi dalla destra a destra di Salvini. Ecco, e credo che questa cosa qui abbia un senso e sarebbe molto importante riprodurla in giro. Insomma, ci sono tante città che oggi ci stanno chiedendo di fare la stessa cosa, e appunto io più che una riunione fatta da qualche leader un po' scassato di politico, forse è meglio ricostruire una nuova classe dirigente legittimata dal basso e non calata dall'alto. Ecco, un po' il lavoro che abbiamo provato a fare a Milano, adesso vedremo un po' veramente bene i risultati nel dettaglio, come sono andati, e poi cercheremo di capire se ci sono le condizioni per riproporre questo tipo di iniziativa anche nel Lazio, specie a Roma, dove fra un anno e mezzo, fra due anni si vota e bisognerà anche lì organizzarsi bene, insomma. Grazie Parisi di essere stato con noi, grazie di averci chiamato e di aver condiviso appunto questa sua riflessione. Le auguriamo buonanotte, noi andiamo avanti con lo spoglio. Grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie. Allora, noi torniamo un attimino in studio, abbiamo davvero tantissimi dati che continuano a apparire in alcune sezioni, in alcuni comuni. Io vi faccio solo un cenno ad un dato che mi faceva vedere pochissimo fa Giorgio. Nel frattempo, tra l'altro, c'è conferenza dopo quella di Salvini, che penso sia concluso, stia andando avanti. È andato in conferenza stampa anche il Partito Democratico con il segretario Zingaretti, giustamente attendono gli altri. Probabilmente potremmo dire che sono andati in conferenza stampa coloro che in questo momento hanno i dati più vantaggiosi, ovviamente la Lega perché primo partito, il Partito Democratico perché ha recuperato, almeno così sembra, rispetto ai dati, in confronto ai dati, ho ripetuto troppe volte la parola dati, in confronto ai risultati delle politiche dello scorso anno. Io proporrei, se siete d'accordo, perché penso che neppure Mentana sulla 7 ha fatto un'ora e un quarto di filata, di fermarci qualche minuto e vi lasciamo in sovraimpressione i dati della provincia di Latina, che sono quelli del Ministero, dovrebbero essere abbastanza simili a quelli che vedete anche se andate sul sito Eligendo del Ministero dell'Interno, che di fatto raccoglie i dati in tempo reale delle sezioni. Ci fermiamo qualche minuto, per chi ci ascolta in radio può ascoltare la musica, per chi ci sta seguendo sul web vedrete solo ed esclusivamente la slide dei dati aggiornati appunto dal Ministero dell'Interno. Quando torniamo, altri contributi telefonici, andremo avanti con lo spoglio perché c'è molto di cui parlare. Abbiamo assistito in questa campagna elettorale sicuramente a colpi molto bassi ed anche particolarmente intensi tra i due partiti poi che governano in questo momento, che appunto Lega e Movimento 5 Stelle, per cui c'è lite in famiglia, come si direbbe, no? Sicuramente questo andrà a ridimensionare. Io credo che visti anche i toni trionfalistici, anche se mi sembra di capire che nella conferenza stampa ha tenuto a sottolineare al momento che non ci saranno contraccolpi, ma è probabile che adesso insomma quelle piccole manovre di cui si vociferava adesso possono fare anche più paura, perché anche se i dati adesso sono questi, tempo fa si parlava così in maniera molto generale di una maggioranza diversa in Parlamento, che tuttora è possibile perché ovviamente questi sono dati europei, ma i dati delle politiche rimangono quelli, e insomma
Bisognerà vedere, sarà sicuramente avvincente e anche sicuramente interessante riuscire a capire cosa accadrà in questo momento all'interno del governo e all'interno degli equilibri. Sicuramente la Lega si è rafforzata, come abbiamo detto, si sono addirittura contrapposte i risultati di oggi con quelle delle politiche e quindi sicuramente non credo ci sarà un rimpasto immediato, ma sicuramente gli equilibri andranno comunque cambiati. Giorgio, invece a te faccio un'altra domanda in attesa che abbiamo qualche altro contributo esterno con qualche telefonata, perché le stiamo aspettando, è il momento di passare esponenti politici, abbiamo iniziato con Parisi ma adesso cominciamo a sentire anche qualche esponente provinciale per vedere un po' come sta andando, l'ho chiamata praticamente, Giorgio te la faccio dopo la domanda, vediamo chi è che ci telefona. Sì, ecco. Pronti ad andare in diretta? Sì, allora abbiamo in diretta il segretario provinciale del Partito Democratico Claudio Moscardelli, buonasera. Buonasera. Stavamo commentando un po' i dati, sia quelli delle proiezioni nazionali ma anche quelli che cominciano ad arrivare dalla provincia di Latina, non so se probabilmente sono gli stessi, forse voi siete anche più aggiornati di noi, un quadro lo avete cominciato a fare? No, è ancora presto, i dati sono molto, siamo all'inizio, sul dato nazionale le proiezioni cominciano ad avere una loro consistenza e quindi c'è un avanzamento significativo del Partito Democratico insieme a un risultato molto importante della Lega, il dato politico, da una parte la Lega, dall'altra il sorpasso del PD sui 5 Stelle e quindi quello che inizialmente fino a qualche mese fa, insomma, pensava magari a capitarsi e consolidarsi un bipolarismo tra Lega e 5 Stelle, anche il video al governo che mi avrebbe dovuto garantire una sorta di occupazione globale dello spazio elettorale tra Lega e 5 Stelle l'uno contro l'altro, in realtà invece si è visto che in campo in alternativa alla Lega c'è il Partito Democratico. In provincia di Latina i dati sono ancora molto frammentari, anche che comunque in provincia di Latina la Lega va forte, paradossalmente la Lega nel centro sud ha un altro successo molto molto alto e così anche in provincia di Latina. Si era letto come il dato su 5 Stelle che varia in alcune realtà, comunque la Latina è molto forte, si indebolisce molto sui piccoli centri, sulla Latina in centro è abbastanza debole, mi sento arrivato sulla Griglia invece è stato importante, quindi bisognerà vedere poi complessivamente i 5 Stelle che mi saranno a livello provinciale. E invece quindi vabbè il dato sembra... No, mi scusi, non l'ho sentita? No, il PD vedo che sempre sopra, diciamo, su realtà come una Briglia, Cisterna, ho visto molti Latini e in qualche comune del sud il PD è stabilmente sulla forestale. Cambiano gli equilibri quindi forse anche da un punto di vista più locale e provinciale secondo lei con queste elezioni europee, perché poi è vero che non si possono fare comparazioni, però di fatto è un voto politico che comunque va commentato anche per questo. Il voto politico ha un dato, una valenza nazionale, è chiaro, ci sono stati dei cambiamenti in questi anni, 5 anni fa il Partito Democratico era il primo partito alla prima provincia, oggi è la Lega, il dialogo però tiene che comunque l'alternativa alla Lega in generale nel paese, diffusamente sui territori, rimane il Partito Democratico, non c'è una sostituzione di 5 Stelle o comunque il bipolarismo che è, perché 5 Stelle partono al 32% preso l'anno scorso, cambia esattamente il rapporto di forza al contrario tra Lega e 5 Stelle, però c'è il sorpasso di tutti su 5 Stelle, questo comunque è un dato evidente di motivo. Poi mi racconterà di vedere il territorio, questo territorio, vediamo che Roma, dove il PD e il centro-sinistra praticamente sono stati molto forti,
adesso nei primi dati che si hanno vedono un partito, vedono tutti un vantaggio su Roma, anche se siamo all'inizio, sembrerebbe a questi primi dati un PT in terza a Roma. È ancora presto per fare una cosa, mi attesterei sul dato nazionale perché ho detto prima che è un bipolarismo lega PT. Sì, bipolarismo Lega PD, vabbè sì, naturalmente come diceva lei, per commentare i dati locali forse è davvero davvero troppo presto, quindi possiamo dire, perché noi prima cercavamo un po' di commentare se ci sono dei vincitori o dei vinti, no? Perché poi il momento dello spoglio di solito è che sembra che tutti abbiano vinto e nessuno l'abbia perso, possiamo dire che oggettivamente c'è un vincitore che è la Lega, invece ci sono anche altre forze tipo i Fratelli d'Italia e tipo il PD che sono in recupero, in rimonta o comunque che hanno un consenso superiore a prima, quindi tutto sommato dal Partito Democratico vi potete ritenere soddisfatti in questo primo approccio allo spoglio? Parlare di soddisfazione non è la parola adatta, diciamo la cosa che ci conforta è che c'è stato un significativo passo in avanti, il sorpasso dei 5 Stelle, e questo significa che c'è un partito che sta in campo, che rappresenta l'alternativa a quello che oggi è l'altro punto di riferimento per l'elettorato italiano, che oggi è stato molto premiato, che è la Lega, e che intorno però al Partito Democratico ci sono anche altre forze centro-sinistra, per cui mettono in campo complessivamente una coalizione di centro-sinistra che rappresenta il 30% dei cittadini, quindi è una base su cui lavorare per quello che proporci come una coalizione di governo competitiva per il futuro. Questo diciamo è il dato più significativo, però con la consapevolezza che siamo all'inizio di un percorso, di un lavoro, di ripresa, di reinsediamento, di rafforzamento tra i direttori. Perfetto, ok, grazie Moscardelli, grazie di essere stato con noi. La consapevolezza che è stato fatto un significativo passo in avanti, ma che ci dobbiamo lavorare. Va bene, grazie di essere stato con noi, buon proseguo dello spoglio, noi andiamo avanti anche con la diretta. Grazie, buonasera. Buonasera, noi torniamo appunto in studio e continuiamo a commentare i dati che non so se sono aggiornati rispetto a prima. I dati per la nostra circoscrizione. Vai Giorgio, a te la parola. 2540 sezioni scrutinate, Lega al 31,24%, Partito Democratico al 28,31%, Movimento 5 Stelle al 16,54% e Fratelli d'Italia che supera Forza Italia, Fratelli d'Italia al 7,13%, Forza Italia al 5,7%. E più Europa, Italia in comune al 3,30. Questa è tutta la circoscrizione. Vediamo se ci sono aggiornamenti nella nostra regione. Non ancora, e credo siano arrivati da altre regioni gli aggiornamenti. Giorgio, questa domanda non te la riesco a fare perché abbiamo ancora un'altra telefonata. Te la farò successivamente. Vediamo un attimo chi è che ci sta telefonando per mandarlo in diretta, un attimino solo, il tempo di sistemare la regia. Allora abbiamo in diretta telefonica Pasquale Cardillo Cupo, che è consigliere provinciale di Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera, anzi ormai tra poco buongiorno. Sì, ha ragione, siamo ormai verso l'alba. Buongiorno, non so se ha qualche dato, noi stiamo ancora ragionando molto sui dati nazionali e un po' circoscrizionali, abbiamo ancora pochi dati dalla provincia di Latina, dove però sembra che oggettivamente c'è un riassetto degli equilibri del centrodestra. La Lega vola, Fratelli d'Italia va bene, Forza Italia invece in calo. Sì, sembrerebbe insomma orientativamente intorno, diciamo così, come dati più o meno che hanno una certa attendibilità, possiamo ragionare del 20% quasi di scrutinato, Fratelli d'Italia avrebbe insomma un vantaggio abbastanza consistente sulla gruppo di Forza Italia, poi c'è la Lega, chiaramente come sapete che ha chiaramente un consenso oramai insomma piuttosto evidente. Però noi come Fratelli d'Italia abbiamo ottenuto un consenso considerevole in provincia di Latina, almeno a questi primi dati, poi chiaramente vanno valutati
ancora un po' con le pinze, perché è ancora un po' presto, però i primi riscontri, come diceva giustamente lei, erano fortemente positivi per Fratelli d'Italia. Guardi, mi permetto di farle una domanda su cui, su una questione di cui ragionavamo proprio all'inizio della diretta, no? Quando abbiamo ragionato un pochino con alcuni colleghi, tra cui Mallozzi del Messaggero e Grassucci di Latina Quotidiano, su chi aveva più chance tra i candidati locali di riuscire a strappare un seggio per Strasburgo. Entrambi davano come favorito Procaccini, il sindaco di Terracina, che è candidato alle liste dei Fratelli d'Italia, tra l'altro dei dati scrutinati molto ma molto parziali, è secondo dietro a Giorgia Meloni, che si presume, ma ciò naturalmente non possiamo confermarlo, che potrebbe anche cedere il posto. Secondo lei anche Procaccini ha ottime chance di andare a Strasburgo? Ma certamente Procaccini era sicuramente tra uno dei candidati più autorevoli, devo dire, tra l'altro una lista, questa quella europea di Fratelli d'Italia, che vedeva tutti i candidati della regione Lazio, ma anche delle altre regioni, molto forte, molto strutturati, quindi questo poi ha dato ancora di più la possibilità al partito, che grazie al lavoro della leader Giorgia Meloni ha avuto un forte consenso, una grande crescita in tutta Italia e ancora di più in provincia, dove c'è Nicola, chiaramente, che a Terracina ha fatto in questi anni un ottimo lavoro e quindi godeva di grande consenso sul nostro territorio e probabilmente anche su Roma, essendo lui consolidato, strutturato all'interno del partito, ha grossi margini, a mio avviso, insomma, grandi opportunità di poter essere eletto al Parlamento europeo. Facciamo un in bocca al lupo, per il momento insomma siamo ancora un po' cauti, perché chiaramente, come diceva, i dati sulle preferenze oggettivamente sono veramente insomma, molto molto sommari, già quelli di vista incominciano ad avere una loro connotazione un po' più delineata, però quelli sulle preferenze veramente siamo insomma all'alba dell'inizio di questi dati. È sicuramente però una di quelle candidature che in provincia potrebbe darci insomma il lustro di poter avere un rappresentante autorevole in Parlamento europeo. Ma cambiano gli equilibri anche di forza, se così si può dire, all'interno del centrodestra in provincia di Latina? Cioè, stiamo osservando dei dati, se dovessero essere confermati anche poi dallo spoglio definitivo, che vedono Forza Italia, che è stato finora, o meglio fino alle politiche dello scorso anno, partito egemone del centrodestra, con la Lega che scalpitava soprattutto nel nord della provincia. Forse perché i dati sono ancora molto parziali, per la prima volta potremmo avere la Lega come primo partito della provincia, ma con Fratelli d'Italia che assume una consistenza completamente diversa, o sbaglio? No, al momento il dato sembra emergere sempre in maniera più consistente, sembra essere questo. Fratelli d'Italia, insomma, anche grazie poi a tutto il lavoro che è stato fatto in questi mesi, in questi anni, ha riscosso a questa tornata elettorale in provincia di Latina grosso consenso. Sicuramente questo sarà, se saranno confermati, posizionerà Fratelli d'Italia come secondo partito politico all'interno della coalizione centrodestra, e è un dato importante con cui poi si potrà confrontare, nella speranza che si possa poi ricostruire un centrodestra sempre più forte e che possa governare i comuni e le province e tutto ciò che attiene a quello che noi riteniamo essere un buon governo di centrodestra all'interno anche di un aspetto regionale, che poi vedremo come andrà a delinearsi nei prossimi mesi. A provincia di Latina addirittura Fratelli d'Italia è quasi a un punto dal Partito Democratico, secondo al momento il 20% delle schede scrutinate, non delle proiezioni, insomma un risultato davvero ragguardevole al momento. Va bene, la ringrazio, consigliere Cupo. Grazie a voi, buon proseguimento e buongiorno ormai. Grazie, noi le auguriamo invece buonanotte e noi andiamo avanti invece con... A oltranza. No, oltranza, una certa... Noi abbiamo detto facciamo una mezza maratona, non andiamo fino a mattina. Grazie comunque di essere stato con noi. Prego, arrivederci.
E quindi dopo anche il contributo dell'esponente di Fratelli d'Italia, vedo che continuano a moltiplicarsi i foglietti grafici. Tony, non so se hai dei dati, però volevo fare la domanda a Giorgio, perché gliel'ho rimandata due volte. Io ho dei dati su fondi, volevo. Ah, ok, un attimo solo, allora. Voglio fare prima questa domanda a Giorgio, che forse è generale, però alla fine stiamo commentando questi dati sul parziale, sul livello nazionale. Io però ti voglio fare, siccome so che tra l'altro Giorgio è amante, perché ci ha fatto anche una tesi di laurea e segue sempre molto da vicino la questione europea, sono elezioni europee e conosciamo gli exit poll, forse i risultati definitivi stiamo commentando più quelli italiani che quelli degli altri paesi, ma questa Europa cambierà secondo te alla luce dei dati che stiamo più o meno vedendo? Dipende che cosa intendi per cambiare, nel senso che a livello di schieramenti politici l'unico schieramento possibile è l'attuale schieramento possibile, è l'attuale schieramento, cioè Partito Popolare Europeo, Socialisti e Democratici, l'alleanza dei Liberal Democratici Europei. Perché no? Forse cambiare con l'inserimento dei Verdi. L'onda verde che in alcuni paesi va molto forte, come in Germania. Molto forte in Germania, è molto forte in Austria, è andata bene in Olanda. E, diciamo, ecco, questa consapevolezza dell'ecologismo e dell'ambientalismo, ma non quello spicciolo, non quello di facciata, in alcune zone dell'Europa ha premiato questo, però diciamo che parzialmente in base ai dati che abbiamo ottenuto anche in Italia non stanno andando male. Per esempio vediamo la lista Europa Verde, se non mi sbaglio, che è sopra la lista della sinistra, quindi che nelle passate elezioni appoggiava, arrivò al 4% con l'altra Europa, con Tsipras, insomma. E quindi io credo che sicuramente qualcosa cambierà anche perché sono andati forte i cosiddetti sovranisti, diciamo così, i cosiddetti sovranisti sono andati molto forti in Italia, ma anche in Germania non sono crollati, in Austria non sono crollati, in Ungheria hanno stravinto, in Francia hanno vinto, e quindi per forza di cose qualcosa deve cambiare. C'è molto da lavorare, tutti ce l'hanno detto, tutti, in tutti i comizi, in tutti i dibattiti, nessuno ci ha detto l'Europa ci piace così com'è, l'Europa va cambiata e adesso vedremo che cosa succederà. E io ripeto, è difficile adesso fare proiezioni, però l'unica maggioranza possibile è quella sicuramente fatta da Partito Popolare Europeo e Gruppo dei Socialisti e Democratici, in più con l'alleanza dei Liberal Democratici Europei, e io credo che questa volta ci saranno anche Verdi. Io lascerei direttamente la parola a Tony perché ha dei dati su fondi, quindi cerchiamo di dare un po' una lente di ingrandimento sul locale. Esatto, torniamo diciamo in tema locale, il locale in senso stretto perché siamo al comune di Fondi. Questi sono i dati che abbiamo su 18 seggi scrutinati. E abbiamo su Fondi il primo partito è Forza Italia con il 44,29%, ripeto, questo su 18 seggi scrutinati con 3.843 voti. Secondo partito è la Lega, quindi qui abbiamo sicuramente il dato nuovo per Fondi, una Lega al 26,37% con 2.288 voti finora scrutinati.
A questo punto abbiamo il Partito Democratico che si attesta al 7,36%, sempre per quanto riguarda fondi, e Fratelli d'Italia con 434 voti che si attesta al 5%. Da qui in poi abbiamo un netto stacco e abbiamo ad esempio Più Europa all'1,26, Europa Verde all'1,04. Un dato che è Forza Nuova, che mancava insomma in tutti questi dati, che ha 24 voti al momento in questi seggi scrutinati. Le Destre Unite 31 ad esempio, il Movimento 5 Stelle al 12,20%, ecco, chiedo scusa, mancava il dato del Movimento 5 Stelle. Questo al momento per quanto riguarda il Comune di Fondi, sono, ripeto, 18 sezioni scrutinate. Stavo un attimo cercando di ricordare, perché mi è sfuggito totalmente qual era il dato definitivo dell'affluenza, che se non vado errato prima ci avevi detto proprio tu, Tony, non so se te lo ricordi. Lo troviamo al volo, no, il dato dell'affluenza nazionale. Sì, nazionale. 55,97. Non abbiamo avuto modo, perché poi siamo andati in diretta e per via di quel piccolo ritardo dei problemi tecnici non siamo neppure riusciti a commentare i dati delle altre elezioni. Magari possiamo osservarli leggermente ora. Qui abbiamo un grafico di come erano andate storicamente le elezioni europee per quanto riguarda l'affluenza, e più o meno diciamo che l'affluenza ha retto, ecco, rispetto a come si diceva nei mesi precedenti alle elezioni, che c'era il rischio di questo crollo totale. Tra l'altro l'Italia si è mantenuta più o meno sull'affluenza delle europee precedenti, quelle del 2014, mentre addirittura una leggerissima flessione, ma diciamo che rispetto al crollo quasi storico, perché a parte l'esperienza del 2004 che aveva visto un leggero recupero di 3 punti percentuali, come possiamo vedere dal grafico, poi è stata una costante discesa, cioè dal 79 al 2014 è stata una discesa che tra l'altro continua, però, perché con una leggera flessione continua anche in questo caso. Non so se invece abbiamo il dato dell'affluenza in provincia di Latina, quale era stato, perché mentre lo cercate, anche qui potevamo prendere, sempre per quanto riguarda la tavola storica, il dato dell'affluenza che avevamo avuto in provincia di Latina, sempre per quanto riguarda le europee. Anche qui un dato di affluenza che era un po' più alto nei primi anni, nelle prime tornate dal 79 in poi anche qui in discesa notevole fino a quella del 2014, dove si era attestato più o meno in linea con quello nazionale. Ecco, e poi quello dato di questa volta, sì, qual è? Esatto, il dato di questa volta è il 52,59%, leggermente meno rispetto al precedente del 55,37%, quindi comunque in flessione, ed è più o meno in linea, diciamo, con quanto accaduto a livello nazionale. Quindi ci continuiamo a seguire un trend, possiamo dire così, forse non per la prima volta, però spesso ci troviamo a commentare dei dati provinciali dove la provincia di Latina mostra uno spaccato un po' diverso rispetto a quello che è il livello nazionale. Questa volta invece sembra che il trend sia proprio uguale dappertutto, sia per quanto riguarda dappertutto. Nella provincia di Latina il trend è molto simile a quello del livello nazionale, sia per quanto riguarda l'affluenza che per quanto riguarda i voti ai singoli partiti. Ora, non so che punto siamo anche con proiezioni o dati, forse l'unico dato che possiamo continuare a commentare è quello dei dati ufficiali, anche se ancora molto parziale, però penso che sia quello, ormai ci dobbiamo cominciare un po' a testare sullo scrutinio che continua ad andare avanti. Allora io direi possiamo ridare un'occhiata ai dati ufficiali per quanto riguarda la circoscrizione dell'Italia centrale. 2.540 sezioni scrutinate su un totale di 11.823. Abbiamo la Lega, Salvini Premier al 31,24, il Partito Democratico al 28,31, quindi diciamo in ripresa rispetto ai dati che avevamo divulgato poco fa. Il Movimento 5 Stelle addirittura riscende ancora al 16,54%. Fratelli d'Italia, come diceva il nostro collega Giorgio, effettua il sorpasso ed è al 7,13%, sempre nella circoscrizione Italia centrale. Forza Italia si attesta al 5,70%.
recuperano rispetto ai dati che abbiamo dato poco fa. Più Europa, Italia in Comune è al 3,30%, la sinistra al 2,58%, l'Europa Verde al 2,18%, seguono poi il Partito Comunista all'1,19%, il Partito Animalista allo 0,51%, Casa Pound Italia Destre Unite 0,42%, Popolo della Famiglia Alternativa Popolare 0,37%, Partito Pirata 0,22%, Popolari per l'Italia 0,21% e Forza Nuova 0,11%. Giorgio, ho preso il microfono in mano, vedo che vuoi intervenire. No, no. Sempre... Allora cioè, ti ritolgo la parola. No, nel senso... Sempre le... Io ogni tanto me ne esco con le curiosità, no? Come prima dicevo del Movimento 5 Stelle che al sud era andato comunque forte, nelle isole era andato comunque forte. E, il dato adesso è che gli sconfitti non hanno fatto ancora la conferenza stampa. C'è stata la conferenza stampa di Salvini che è stato il primo, poi Zingaretti, poco fa la Meloni. E attendiamo il Movimento 5 Stelle e attendiamo qualcuno di Forza Italia. Parleranno, cioè nel senso, secondo te possiamo aspettare che ci sia una conferenza stampa a livello nazionale di questi schieramenti nel giro di qualche ora o dobbiamo aspettare domani mattina? Visto che i 5 Stelle l'unica cosa ufficiale che hanno detto è che aspettavano i dati certi. Non lo so, questo non lo so, vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Intanto abbiamo un'altra telefonata. Diamo il benvenuto in collegamento telefonico a Vincenzo Carnevale, vicepresidente della provincia di Latina per Forza Italia. Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera Vincenzo. Allora, noi stavamo cominciando a commentare anche un po' i dati sul locale, anche se sono molto ma molto parziali. Sembra che abbiamo in provincia di Latina uno scenario nuovo, se così possiamo dire, perché la Lega sembra si sia Lega e Fratelli d'Italia sembra si siano mangiati una quota di Forza Italia, o sbaglio? Io questi dati della provincia di Latina non li conosco. Io conosco un po' i dati della città di Fondi, e i dati della città di Fondi confermano ancora Forza Italia come primo partito con un ampio margine. Sì, abbiamo visto da Fondi, avevamo dei dati che ci portavano comunque Forza Italia intorno al 44% e la Lega praticamente alla metà dei voti. Stiamo credo circa intorno al 50% e la Lega poco più del 20%, questi sono i dati di Fondi. Sui dati della provincia di Latina sono ancora in attesa di riscontro, ma sicuramente la Lega si confermerà primo partito in provincia di Latina. Sì, ti confermo Vincenzo che dai dati ufficiali del Ministero dell'Interno al momento... Da 73 sezioni scrutinate su 511 la Lega si attesta al 42,59%, il Movimento 5 Stelle... No, non confermo assolutamente questo perché credo che ancora mancano parecchi dati, soprattutto sì. Mancano le sezioni di Fondi. Sì, certo, sono 73 sezioni, sì. Non credo che la Lega si attesti al 43% in provincia di Latina. No, questo è il dato momentaneo, è ovvio, il dato momentaneo ufficiale, ci mancherebbe altro. Credo che la Lega si attesti tranquillamente come prepartito in provincia di Latina, il secondo partito credo che possa essere tranquillamente Forza Italia e successivamente la Lega. Questo credo che sia la proiezione che possiamo noi immaginare in questo momento, salvo sorprese, insomma, i numeri che arriveranno mano a mano. Il dato interessante è che comunque credo che il candidato locale, Salvatore De Meo, stia ottenendo un buon risultato su tutto il territorio. Insomma, dai primi dati che ci arrivano abbiamo diverse preferenze su tutta la provincia di Latina e siamo in attesa di scoprire anche qualche altro dato fuori provincia di Latina. Guarda, sì, sicuramente ti faccio un'osservazione e una domanda, se è possibile. L'osservazione è che è difficile, anche qualora ci sia davvero un'ottima affermazione per De Meo, che gli scatti il seggio, perché dalle proiezioni proiezioni di La 7 al 48% dei voti scrutinati portavano che Forza Italia potesse ottenere solo 5 seggi all'Europarlamento in tutta Italia, quindi è difficile che si possa immaginare, anche se ciò non è detto, perché poi bisogna vedere dalle preferenze anche del partito. E invece la domanda è, con la Lega che oggettivamente a livello provinciale potrebbe avere un ottimo risultato, potrebbero cambiare anche degli assetti, visto che finora siamo stati abituati che Forza Italia è stato sempre un po' il partito egemone del centrodestra. Gli assetti cambiano nei consigli comunali, gli assetti cambiano nei consessi elettorali, e credo che questo sia un voto europeo che non influisce minimamente su quella che è l'attività amministrativa ad oggi, perché di fatto la Lega oggi prende questo dato come un voto nazionale,
poi dobbiamo parlare nella realtà, dove i dati amministrativi ad oggi ci dicono che non c'è questa forza della Lega all'interno dei nostri comuni della provincia. La dimostrazione sono state anche le ultime elezioni provinciali, quindi di fatto diciamo che il voto che adesso viene espresso è un voto di carattere nazionale e che non influisce minimamente sulle attività amministrative e non influisce minimamente in tutti i comuni della provincia di Lega ad oggi. E per quanto riguarda il livello nazionale, pensi che possa cambiare qualcosa? A livello nazionale mi auguro che la Lega si ravveda e che soprattutto lasci questo governo di 5 Stelle e che possa iniziare un percorso con un centrodestra condiviso rappresentato dalla Lega, da Forza Italia e da Fratelli d'Italia. Credo che possano oggi avere i numeri per poter rappresentare la maggioranza degli italiani, ma i numeri dicono anche questo a livello nazionale. Ecco Vincenzo, proprio a proposito di questo che hai appena detto, no? Che il tuo auspicio che la Lega possa come dire, magari guardare verso una maggioranza diversa a livello governativo, secondo te a livello locale, generale ovviamente, non parliamo della provincia di Latina ma a livello generale, questo può essere già un auspicio, cioè per te che magari hai anche il termometro, voglio dire, per certi versi della situazione, c'è come dire anche un orientamento della Lega o di molti esponenti della Lega a fare questo passo secondo te? Guardi, ad oggi io credo che tutte le amministrative noi abbiamo votato fino ad oggi, dove il centrodestra è già una realtà, è andato lì in tutti i comuni, quasi tutti i comuni, tutte le province, tutte le regioni dove sono state elezioni amministrative, dove il centrodestra è andato unito, come sta andando unito, non ha avuto rivali, quindi è già un dato di fatto acquisito, non c'è nulla da... non ho visto alleanze al di fuori del centrodestra della Lega fatta con il Movimento 5 Stelle in altri comuni, in altre regioni, quindi la Lega è da sempre con Fratelli d'Italia e con Forza Italia fino ad oggi in tutte le elezioni amministrative ha dato prova di forza numerica e di rappresentatività territoriale. Un'altra domanda invece, secondo te alla luce di quanto sta accadendo eccetera, di più o meno anche di quello che pensate possa accadere, pensi ci possa essere una sorta di discussione all'interno di Forza Italia, qui magari parlo a livello provinciale, per cominciare a ridisegnare un po' il partito e a ridisegnare anche il partito a livello regionale, visto che Latina è stata un po' sempre come dire un po' la capofila del movimento anche a livello regionale, no? Pronto? Vincenzo? Abbiamo perso Vincenzo? Sì. Non voglio fare battute, volevo dire che è caduto con Forza Italia, speriamo di no. Però non c'è, tra l'altro ci è saltata anche la connessione. Vabbè, Lorenzo, per chi ci sta ascoltando in radio, dobbiamo stoppare un'altra volta la... Rieccoci in diretta, scusate ma purtroppo la connessione ci sta dando qualche problema, non è colpa nostra ma siamo tornati in diretta, tra pochissimo riavremo in collegamento per chiudere il discorso che avevamo iniziato il vicepresidente della provincia di Latina, Vincenzo Carnevale, che stavamo commentando con lui i dati di Forza Italia in particolar modo perché lui è esponente di Forza Italia ma non solo, appena riusciamo a rimetterci in collegamento torniamo appunto sul discorso che stavamo affrontando, che rientra un po' poi nel ragionamento che stiamo facendo su quei dati che vi avevamo anche mostrato precedentemente, che volendo posso anche tornare a mettervi in diretta, ovvero quelli per chi ci sta seguendo in video, che parlano di queste 73 sezioni su 500, su oltre 500 della provincia di Latina, che mostrano uno spaccato molto particolare, dove giustamente il vicepresidente della provincia faceva notare che sono dati molto parziali e che probabilmente Forza Italia non è così in basso nei dati reali come quelli che vediamo in sovrimpressione. Perché questo? Perché lo dicevamo anche prima, queste sezioni non sappiamo da quali zone arrivano, quindi solo quando riusciranno a essere scrutinati i centri più grandi, le sezioni dei comuni più grandi, avremo un quadro complessivo più completo. Il Carnevale ci diceva che probabilmente lui immagina Forza Italia come secondo partito, ma giustamente riconosceva il successo della Lega, che penso che non possa essere messo in dubbio da nessuno. Nel frattempo, in questa breve pausa che abbiamo avuto per questioni tecniche, invece abbiamo avuto modo di leggere anche una dichiarazione del
leader del Movimento 5 Stelle, ovvero Di Maio, che spiegava, se così si può dire, questa caduta nelle percentuali del Movimento 5 Stelle, adducendola soprattutto al calo dell'affluenza. Questione che potrebbe essere anche condivisa, ma oggettivamente, ora al di là dell'affluenza, il Movimento 5 Stelle sicuro perde in termini percentuali anche in modo importante, soprattutto ai danni di quelli che sono i due partiti che ha in termini percentuali più vicino, ovvero il Partito Democratico, che ha recuperato, addirittura forse sorpassato il Movimento 5 Stelle, contrariamente a quanto era accaduto solo un anno fa con le politiche, e soprattutto secondo alcune analisi anche abbiamo visto dei flussi elettorali, che ovviamente sono anche questi molto parziali, da prendere con le pinze, potrebbe essere accaduto che addirittura i voti del Movimento 5 Stelle delle scorse elezioni, quindi delle politiche del 2018, siano andati, siano trasmigrati praticamente tutti o quasi tutti verso la Lega, e questo poi ci porterebbe anche a tutto quel tipo di riflessione che avevamo iniziato precedentemente sul fatto che questa coalizione di governo poi oggettivamente abbia premiato il Carroccio, il partito di Salvini, che oggettivamente è il vincitore indiscusso di questa tornata elettorale, anche se i dati sono parziali, la questione è in questo abbastanza definita. Tony, vedo che continui a vedere se ci sono dati aggiornati, non so se abbiamo qualche novità nell'attesa che ci risponda. Nessuno ancora particolare per quanto riguarda la provincia di Latina. Forse ci sono delle novità per quanto riguarda l'intera circoscrizione, e vediamo se riusciamo a rimetterci. Eccola qua, abbiamo 5.154 sezioni scrutinate su 11.000, quindi siamo quasi alla metà, e i dati sostanzialmente sono ancora questi, insomma: la Lega al 31,63, il Partito Democratico al 28,17, il Movimento 5 Stelle al 16,21, Fratelli d'Italia al 7,05 e Forza Italia al 5,97. Sono dati ancora molto 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 parziali, come dicevamo. Intanto è tornato in diretta con noi Vincenzo Carnevale, vicepresidente della provincia di Latina. Vincenzo, scusaci, ma non abbiamo sentito te, poi c'è addirittura caduta la connessione, quindi abbiamo dovuto sospendere. Eccomi, buonasera di nuovo. Ok, Vincenzo, la domanda che ti stavo facendo era esattamente questa. Alla luce di quanto sta accadendo e di quanto ovviamente avete già più o meno previsto, insomma, rispetto ai dati che ci avevi dato, da domani in quale direzione potrà prendere Forza Italia, e in particolar modo qual è il ruolo della provincia di Latina, che è stato un po' sempre il motore di questa parte? Forza Italia nella provincia di Latina, la provincia di Latina è rimasta ancora il motore di questa Forza Italia, tant'è vero che credo che Forza Italia avrà comunque in termini percentuali il numero più alto di tutte le province della regione Lazio, quindi Forza Italia è ancora nella provincia di Latina e la provincia di Latina è ancora il motore di Forza Italia. Lo spirito che ci siamo dati è quello che ci siamo dati e che abbiamo continuato e che continueremo a fare, che ci siamo dati durante la campagna elettorale, quello di un rinnovamento che è partito dallo stesso coordinatore regionale, che ha detto che Forza Italia deve rinnovarsi, e la candidatura di Salvatore De Me è una candidatura degli amministratori locali, che serve proprio a questo, a partire dal basso e cercare di rinnovarci. Questa sarà la nuova Forza Italia. Pensi ci siano delle possibilità anche per ricompattare un po' il centrodestra, e qui parlo anche a livello regionale soprattutto? Io me lo auguro e credo di sì, cioè, partiamo tutti intorno a un tavolo, tutti gli attori principali del centrodestra, che credo che abbiano una buona capacità di sintesi e una buona capacità di mediazione, quindi credo che sia molto molto possibile, molto probabile ricostruire il centrodestra nella provincia di Latina, nella regione Lazio e anche in Italia. Vincenzo, grazie di essere stato con noi. Grazie, no? Vincenzo. Prego, prego, grazie a voi, buona serata. Grazie, buon proseguimento dello spoglio a voi, che sicuramente sarete in giro per Seggi e poi in elettorale. Noi siamo già concentrati al Poli di Veneto, siamo tutti qua, stiamo soltanto chiudendo gli ultimi risultati e che confermo siano positivi, soprattutto sulla figura di Salvatore De Meo. Sì, ma magari proviamo a sentirci almeno per messaggio, se non telefonicamente, se non riusciamo, per avere i dati magari almeno più sul locale, proviamo a sentirci più tardi. Va bene, grazie. Grazie ancora.
buon lavoro, buon lavoro. Allora, torniamo invece un attimino in studio, perché adesso, come vi avevamo detto prima, ci fermiamo qualche istante per un'altra piccola pausa, ma volevo che Giorgio tornasse qui al mio fianco, perché tra poco lui ci lascia, va a dormire, perché ha detto che lui fa un quarto di maratona. Un quarto di maratona, sì, sì. No, grazie Giorgio di essere stato con noi, grazie per il contributo portato e grazie il supporto. A voi, grazie a voi per la bella serata, per la bella nottata. È sempre bello essere qui a parlare di politica e stare soprattutto insieme. Ecco, poi è questo il bello della politica, no? Nonostante tutte le polemiche, tutte le urla durante le campagne elettorali, poi ritrovarsi qui a commentare i dati tra amici e farlo anche a livello professionale, questo è molto bello. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie a Giorgio di essere stato con noi. Allora, noi ci fermiamo qualche altro istante, vi lasciamo in sovraimpressione ancora il dato, che poi praticamente è anche uno degli ultimi aggiornamenti che abbiamo, che è quello della provincia di Latino, solo che parliamo ancora di sezioni molto parziali, 73 seggi scrutinati su poco più di 500. Al rientro sicuramente vi sapremo dare qualche dato maggiore per quanto riguarda soprattutto il nostro territorio. Quindi ci fermiamo qualche altro istante, come vi ho detto prima, per chi ci sta ascoltando sulle frequenze di Radio Antenna Musica FM 92.2 o in streaming sempre in audio su www.radioantennamusica.com, può ascoltare della buona musica in nostra compagnia. Chi invece ci sta seguendo online in video, sempre sulla pagina di h24notizie.com o sulla pagina Facebook di Radio Antenna Musica 92.2 o ancora sul sito di h24notizie.com, potrete osservare invece questa slide che vi lasciavo in sovrimpressione. Ci vediamo tra poco. Arrivederci. Ritorniamo in diretta su Radio Antenna Musica FM 92.2, h24notizie.com. Siamo nella notte elettorale, speciale elezioni europee. Abbiamo dei nuovi dati in aggiornamento. Commentiamo prima quelli della provincia di Latina, anche perché il dato comincia a essere abbastanza importante, perché siamo più o meno a metà delle sezioni scrutinate. Probabilmente mancano ancora la maggior parte quelle delle grandi città, ma sicuramente cominciano ad arrivare anche alcuni seggi dei centri più grandi. Più o meno a metà dello scrutinio dei voti di lista abbiamo un quadro che possiamo riassumere in questo modo: la Lega al 38,7%, il Movimento 5 Stelle al 15,74%, Fratelli d'Italia al 13%, Forza Italia praticamente appaiato come voto a Fratelli d'Italia, e poi segue il Partito Democratico al 12,67%, poi via via tutti gli altri partiti, ma ci concentriamo principalmente su questi qui perché, come ormai abbiamo capito, probabilmente saranno anche gli unici schieramenti a ottenere i seggi, visto lo sbarramento al 4%. Questi, oltre ovviamente a quelli poi eventualmente delle autonomie, quindi infatti parlavamo prima poc'anzi del possibile seggio che potrebbe scattare all'SVP. Tony, volevo commentare innanzitutto con te questi dati, poi ci spostiamo un attimino su quelli nazionali, anche in virtù del fatto delle tabelle storiche, perché se ci fermiamo un attimino alle europee del 2014 per quanto riguarda la provincia di Latina, e mi permetto, per chi ci sta guardando in video, di farvi vedere questa tabella che mette in evidenza come alle europee del 2014 in provincia di Latina, parliamo di dati anche questi ufficiali, all'epoca erano definitivi, cioè sono definitivi, li potete consultare tranquillamente sul sito dell'archivio storico del Ministero dell'Interno. Nel 2014 in provincia di Latina il Partito Democratico era il primo partito al 30,69%, praticamente
più del doppio di quello che è ad oggi, anche se a metà delle sezioni scrutinate. Forza Italia al 25,9%, in provincia di Latina oggi i dati parlano di un dato che praticamente a metà. Intanto abbiamo anche una nuova telefonata, quindi adesso vediamo un attimo chi mettiamo in diretta. E sempre nel 2014 il terzo partito era il Movimento 5 Stelle, poi c'era Fratelli d'Italia, Nuovo Centrodestra, l'altra Europa con Tsipras, Lega Nord, Scelte Europee, Verdi, Italia dei Valori e Io Cambio Mai. Però oggettivamente abbiamo un quadro completamente diverso, sei d'accordo Tony? Assolutamente sì, sicuramente un quadro diverso, un quadro anche prevedibile, no? Per certi versi. Sicuramente il tracollo del Partito Democratico, del PD, c'è stato, forse in queste ultime ore meno di quanto ci si aspettasse, ma è comunque sicuramente molto molto consistente. Quello che, come abbiamo già detto insomma precedentemente nel collegamento precedente, è quello che sorprende ovviamente la inversione totale dei rapporti di forza tra Lega e Movimento 5 Stelle, che ovviamente cambiano totalmente. Ma mi sembra che intanto abbiamo qualcuno in linea. Esatto, e a proposito di rapporti tra Lega e 5 Stelle abbiamo in diretta, e lo salutiamo, grazie di essere con noi, Angelo Tripodi, consigliere regionale della Lega. Buonasera a tutti, o buongiorno che si voglia. Sì, infatti ormai ci apprestiamo, siamo più vicini all'alba che non al tramonto, quindi forse è giusto dire buongiorno. Grazie di essere con noi, onorevole. Noi stavamo cercando di fare un po' un raffronto nei dati delle europee, con i dati parziali, anche se siamo più o meno a metà dello spoglio per quanto riguarda i dati forniti direttamente dal Ministero dell'Interno per quanto riguarda la provincia di Latina. Stavamo cercando di fare un raffronto rispetto ai dati delle europee del 2014. C'è sicuramente un'inversione di tendenza, ma dalla Lega sembra che si esulti, giusto? Sì, vabbè, stiamo prendendo un grandissimo risultato, dato conto anche che non è magari come per le politiche, che c'è stato un voto semplicemente di preferenza al partito alto che c'è stato, ma ci sono state messe anche tantissime preferenze. Vuol dire che i candidati sono stati dei candidati che hanno trainato la Lega e hanno portato insieme a Matteo Salvini questo grande risultato. Per quanto riguarda, siccome abbiamo avuto anche altri contributi precedentemente sia con colleghi giornalisti che con altri esponenti di partito, sentivamo anche le altre forze del centrodestra, pensa che questa affermazione della Lega anche in provincia di Latina possa cambiare in parte gli assetti di un territorio che di fatto ormai da più di 20 anni è a chiara vocazione di centrodestra? Beh sì, devono cambiare obbligatoriamente, soprattutto nei confronti della Regione Lazio, della gestione della Regione Lazio, perché il risultato della Lega nella maggior parte dei comuni della Regione Lazio, nella maggior parte dei comuni anche della provincia di Latina, hanno dimostrato che la gente ha voglia di Lega, ha voglia di un partito solido, un partito compatto, un partito fatto di amministratori capaci e soprattutto presenti sul territorio. Noi parto dal comune di Latina e finisco perciò dal sindaco Voletta e finisco naturalmente a Zingaretti, cominciare a fare le valigie. Mi scusi, avevo un problema col microfono. Per quanto riguarda invece i dati delle preferenze, no? Lei faceva riferimento al risultato buono delle preferenze. Le chiedevo, siccome prima si parlava anche di possibilità degli esponenti locali di poter ottenere un seggio a Strasburgo, ad Inolfi come sta andando? Ha possibilità secondo lei di... Allora, secondo me sì, pure perché la mia proiezione fatta 2 settimane fa sta portando il risultato. Io avevo fatto una proiezione ed è nota all'interno nostro di 15.900 voti, sembra che questi 15.900 voti si stiano confermando dai trend che abbiamo comune per comune, addirittura bene o male da un conto matematico che mi sono fatto dalla sezione di Latina, solamente sulla linea città dovremmo finire intorno ai 7.000 voti, di preferenza su Matteo Adinolfi. Perciò se noi liberiamo i 15.900 dalla provincia di Latina, ne sono convinto che in altri 4-5 mila usciranno fuori dal resto del collegio. Matteo Adinolfi e la provincia di Latina, un deputato europeo. E invece per quanto riguarda, io stavo facendo un po' un raffronto con le vecchie elezioni, no?
in particolar modo guardavamo alle politiche dell'anno scorso e alle europee del 2014, anche se ovviamente è sempre sbagliato confrontare elezioni di diverso rango, però siccome il voto europeo poi è un voto anche politico, non è giusto, però magari si può fare un certo tipo di raffronto. Nelle politiche del 2018 la Lega era andata fortissima soprattutto nella zona nord, diciamo, della provincia. Oggi non abbiamo una vera e propria inversione di tendenza, però comunque la Lega va molto più forte anche nel sud della provincia. Forse è davvero giunto il momento di un cambio di marcia all'interno del centrodestra? Questo è sicuro che ci deve essere un cambio di marcia, ma io sono convinto che gli eletti alla Camera, al Senato e alla Regione Lazio, con il lavoro che hanno fatto in questo anno di amministrazione e la presenza soprattutto che è stata fatta in tutta la provincia di Latina, ha portato questo grande risultato. Quando anche negli anni, ad esempio, magari al sud della provincia c'era Forza Italia, al nord della provincia c'era Alleanza Nazionale, oggi invece se vediamo bene la Lega ha una percentuale di voto quasi similare su tutto il territorio della provincia di Latina. Questo vuol dire che il partito è presente su tutta la provincia. E anche se lei ha un ruolo in regione, io le faccio una domanda forse più di livello nazionale, perché voi tutti, anche se Salvini ha già precisato in conferenza stampa, ma mi permetta di fargli da giornalista la domanda: secondo lei l'esperienza governativa con i 5 Stelle va avanti? Allora, secondo me, conoscendo il mio partito Salvini, sì, perché è una persona di parola e manda avanti. Forse c'è da cambiare qualche asset all'interno, cioè da rivedere un attimino come rimettere forma ai vari ministeri, ai vari sottosegretari, visto insomma di questa inversione di percentuali, cioè di presenza a livello nazionale, penso che bisognerà rimettere mano appunto ai vari ministeri. Onorevole Tripodi, volevo farle io una domanda invece, volevo calarmi un po' di più sulla realtà locale. Abbiamo sentito negli scorsi interventi l'onorevole Parisi che parlava appunto di un auspicio di un nuovo riordino, diciamo, del centrodestra anche con la Lega. Sua è stata anche una proposta addirittura su Milano già. Abbiamo sentito poco fa un rappresentante di Forza Italia di Fondi che auspicava esattamente la stessa cosa sia a livello nazionale che a livello locale. Stessa domanda vorrei porgerle in questo momento: c'è effettivamente, come dire, una volontà anche da parte della base della Lega in provincia di Latina di un riavvicinamento, di un'idea di un centrodestra unito, diciamo, sostanzialmente come poi è stato anche alle politiche, per dire, insomma? Sicuramente sì, pure perché abbiamo dimostrato nelle varie amministrative, e lo dimostreremo anche lunedì sera, dove il centrodestra è andato unito, naturalmente si vince. Perciò anche in questo caso dobbiamo rimetterci subito in marcia, appunto, per tanti comuni che dobbiamo fare un'operazione anche di mandare a casa alcuni sindaci come quello di Latina e metterci insieme per ridare dignità ai cittadini di molte città. Ecco, vogliamo commentare brevemente anche i risultati, quelli ufficiali che possiamo vedere dal sito del Ministero dell'Interno sulla provincia di Latina, che danno alla Lega in questo momento con 224 seggi su 511, danno la Lega al 38,06, il Movimento 5 Stelle al 16,13, Fratelli d'Italia al 13,45 addirittura e Forza Italia sostanzialmente al 13,12, con il Partito Democratico leggermente sotto. Ah, perdona, io non sono davanti al computer, questo cos'è, un dato di collegio regionale o di provincia? Della provincia di Latina, di 224 seggi scrutinati su 511, quindi appena più della metà. La Lega al 38%. Sì. Sì, questo è il trend. Fratelli d'Italia è molto molto presente, c'è anche questa rialzarsi di Forza Italia, perché se ricordiamo anche le scorse amministrative era andata sotto, se non ricordo male, il 13%, e forse per quello noi dobbiamo andare uniti per vincere, trovare i migliori candidati sia dal sindaco che nelle liste consigliari e fare un percorso naturale insieme.
Va bene, grazie, grazie onorevole Tripodi, grazie di essere stato grazie con noi. Grazie a voi, buona serata e buon lavoro. Grazie, buon continuo scrutinio e spoglio. Grazie, grazie mille. Arrivederci, grazie mille. Arrivederci. Noi rientriamo invece, vedo che arrivano anche altri dati, anche se pure molto parziali dalle circoscrizioni. Io farei un altro passaggio, se sei d'accordo Tony, sì, su quel confronto che stavamo facendo prima, no, tra l'esperienza del 2014 e quella di oggi, l'abbiamo vista vagamente prima, no? Come oggettiva, che poi paradossalmente, permetti di rimanere ancora un attimo sulle europee del 2014, sembra che le percentuali, anche se poi ci sono flussi elettorali che vanno completamente altrove, sembra che fondamentalmente quello che era poi il, tra virgolette, il dualismo anche elettorale di Partito Democratico e Forza Italia, che erano un po' i due opposti che si contendevano le esperienze di governo un po' a tutti i livelli, e si siano trasformate in quella che oggi è la Lega e il Movimento 5 Stelle. Esatto. Più o meno le percentuali parlano di questo. Sì, anche se vedo che il Movimento 5 Stelle forse ha perso qualcosa in più rispetto, cioè un po' più di distanza, no? Rispetto a quello, alla distanza che c'era tra Partito Democratico e Forza Italia, perché in questo caso, guardando la scheda, nel 2014 la differenza era Partito Democratico al 30 e Forza Italia al 25. Adesso diciamo la distanza tra Lega e Forza Italia è molto molto aumentata, e forse questo è uno dei dati, sicuramente dei primissimi dati da tener conto in queste elezioni, la distanza che c'è stata, questo distacco molto grande, è anche da capire. Io adesso, riguardando anche la parte locale, poco fa l'onorevole Tripodi ci parlava di circa un obiettivo di circa 15.000 voti su Adinolfi. Vediamo che in provincia i voti alla Lega sono 36.000, quindi forse l'effetto Salvini è molto molto forte, tra virgolette, rispetto ancora ai candidati, effettivamente, no? Possiamo anche dire così. Penso proprio di sì. Vivono un po' quella situazione che nei 5 Stelle era ancora più forte nelle altre elezioni, ovvero esatto, l'effetto del simbolo tira ancora di più dei candidati anche del territorio. Forza Italia, no? Forse sì, per tanti anni è stato così. Sì, diciamo, ma guarda, poi il problema è qua, però si aprirebbe una discussione che non so se è il caso di fare, perché probabilmente facciamo addormentare sia chi ci sta seguendo in audio che in video, però è un discorso che sarebbe interessante fare, come di fatto i vecchi partiti, vecchi per modo di dire, perché poi Forza Italia e Partito Democratico hanno anche una vita relativamente giovane nella storia repubblicana italiana, però i vecchi partiti che erano quelli un po' più ideologici, anche se comunque anche loro erano già posti ideologici rispetto, certo, ai partiti della Prima Repubblica, hanno lasciato il passo, almeno nelle leadership, a altri schieramenti. Il Partito Democratico forse mantiene un po' in questa aggregazione della lista unitaria proposta da Zingaretti, e infatti ha premiato anche in termini percentuali, però di fatto a livello nazionale, e ora dobbiamo vedere anche se sul livello provinciale la questione rimane più o meno simile, questi partiti post ideologici, anche fuori dagli schemi, lo possiamo dire, perché la Lega poi abbraccia, sì, di fatto si contestualizza come un partito di destra, però per alcuni aspetti tocca anche alcuni principi che erano cari al centro-sinistra, quindi diciamo che questi partiti che vanno oltre quella che era l'ideologia hanno preso un po' il sopravvento e si stanno confermando nelle elezioni europee rispetto al dato delle politiche. Questo è anche un altro dato da tenere in considerazione. Questa cosa oggettivamente avviene spesso quando le europee cadono l'anno successivo delle politiche. Era accaduto in modo evidente, lo stesso modo, nel 2014, quando era stata rafforzata la compagine del Partito Democratico rispetto a quanto era accaduto nelle politiche. Adesso sta avvenendo in modo forse ancora più prepotente con la Lega, con la Lega soprattutto, quindi col partito della Lega, che grazie anche forse alla leadership, no, forse sicuramente grazie alla leadership di Salvini, guadagna ancora di più in termini percentuali. Io mi fermerei ancora un attimo però su questi dati in contrapposizione, in confronto, diciamo, dato delle europee del 2014 a livello nazionale e a livello locale, a livello nazionale, sia per quanto riguarda il dato del 2014 e quello invece che abbiamo
oggi ad ora parziale, però sempre del livello nazionale. Nel 2014, per chi ci sta guardando, faccio vedere anche la slide, il Partito Democratico, ecco, aveva preso il 46-59%, forse un dato ancora più alto rispetto a quello che toccherà la Lega, perché è accreditata intorno al 43%, più o meno, non ricordo se è proprio questo il dato nazionale. Il dato nazionale in questo momento, quindi, siamo al 32. Quindi è sceso un pochino, e il Movimento 5 Stelle era il secondo partito con il 21,79, poi veniva Forza Italia con il 14,76, l'altra Europa con Tsipras 4,71, Fratelli d'Italia al 4,58 e tutti gli altri che erano rimasti fuori dall'Europarlamento. Per quanto riguarda invece il dato, che non so se questo che sto vedendo io, non penso che quello che c'è tu è più aggiornato, perché io avevo quello su 22.523 sezioni su 61.000. Quindi parliamo di Latina? Sì, Italia. Il nazionale. 25.440. Quindi è leggermente più aggiornato il tuo. Qui era data la Lega al 32,26. 32,06 siamo qui. Siamo sostanzialmente più o meno, sta lì. Il Partito Democratico qui era al 24,79. Leggermente salito, ma appena 24,99. E Movimento 5 Stelle 17,15. Sì, sostanzialmente sì, siamo lì. 17,17. Beh, poi Forza Italia, vabbè, 8,11. Fratelli d'Italia 6,44. Ora mi verrebbe di fare una riflessione così proprio a caldo, non so se la condividi anche tu, che vedendo io, noi abbiamo loro, chi ci sta guardando non ha le due schermate, ne ha una sola, noi qui dalla regia ne abbiamo due, una a fianco all'altra. Al di là del dato della Lega, che è davvero impressionante anche alla luce dei risultati dello scorso anno, perché praticamente ha raddoppiato quasi le preferenze, però effettivamente il Partito Democratico ha vinto alla luce del duello con i 5 Stelle. I 5 Stelle hanno perso nel duello sia con il Partito Democratico che con la Lega, e poi c'è Forza Italia che di fatto ha trasmigrato voti, presumo un po' alla Lega e un po' a Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia comunque guadagna in termini percentuali e anche rispetto alle elezioni di 4 anni fa, dove non era andato male perché aveva preso il 4,58. Sì, qui parliamo del 6,37 in questo momento, che è un dato di tutto rispetto sicuramente, che rispecchia la crescita del partito di Giorgia Meloni, ma sicuramente rispecchia anche il rafforzamento dei possiamo dire anche dei transfughi, diciamo, dal centro-destra, quantomeno dalla parte moderata, no? Quindi sicuramente da Forza Italia. Ed è sicuramente un dato importante quello che dicevi tu del Partito Democratico, che oggi al momento si attesta al 24,99, quindi esattamente alla metà rispetto a quello che aveva ottenuto nelle precedenti europee, ma quindi diciamo una sorta di dolce amaro, no? C'è l'amaro del dimezzamento del proprio bacino elettorale, ma se andiamo a guardare questa sorta di sfida che con la Lega non ha avuto storie, ma che con il Movimento 5 Stelle insomma è lì, insomma il confronto è abbastanza plateale in questo momento. Un PD al 24,99 contro un Movimento 5 Stelle al 17,17, insomma la dice tutta, non tanto sulla vittoria, perché poi ricordiamo anche il Partito Democratico è riuscito anche a tenere in questa fase attorno a sé tutta una serie di liste e movimenti che nelle precedenti erano fuori. Però al netto di questo, insomma, la diminuzione, non vogliamo parlare magari di tracollo, ma la diminuzione del Movimento 5 Stelle è sicuramente molto molto evidente. Però Tony, permettimi, ti faccio una domanda, ma forse una riflessione, non lo so, te la butto lì, no? E la faccio con una premessa. Abbiamo chiesto prima a Giorgio, che appunto è anche un po' più dentro di noi nelle questioni europee, e ci ha detto che potrebbe cambiare tutto e non cambiare nulla, cioè nel senso, certo, che poi vedendo i dati anche degli altri paesi, i numeri ci dicono che probabilmente per creare una maggioranza si dovrà ricorrere ad una coalizione che è simile a quella attuale, al massimo allargata a qualcun altro, quindi di fatto non cambia molto. Salvini ha detto non vi preoccupate, il governo va avanti, e quindi non cambia molto. Di fatto sono cambiate, è cambiato tanto,
però di fatto forse nelle cose concrete, nel senso degli schieramenti e così via, cambia poco. Non è forse, e qui ti lancio proprio una provocazione, perché noi poi dobbiamo anche commentare queste cose qui, no? Non è che forse la gente, gli elettori che si stanno esprimendo, forse mai come in questo periodo storico, in modo netto a ogni tornata elettorale, vogliono un cambiamento che poi oggettivamente rischiano di non trovare, soprattutto in Europa, perché queste sono elezioni europee, ma poi di riflesso anche nel contesto italiano e chissà anche in quello locale, perché poi è un po' tutto a cascata, perché abbiamo visto che c'è una rivoluzione in termini di preferenze anche a livello provinciale. Sicuramente sì, se andiamo a guardare la lente, diciamo, da lontano sul piano europeo, i partiti storici, comunque la parte storica ha perso ma ha retto, no? Perché vediamo ancora che sostanzialmente la parte nord dell'Europa, o comunque la maggior parte della popolazione volendo, è rimasta ancora ancorata lì, benché possiamo vedere in Francia un certo guadagno della destra un po' più estremista, di Le Pen, piuttosto che in Ungheria o altri posti. Se andiamo poi a fare lo zoom con la lente, lì allora riusciamo a vedere cose un po' più particolari, e lì vediamo che effettivamente è un messaggio in Italia di cambiamento. Probabilmente la politica di Salvini, anti-europeista, se vogliamo così, o comunque di un cambiamento radicale in Europa, è la richiesta di una gran fetta di italiani in questo momento. Tony, io ti faccio ancora un'altra domanda, un'altra riflessione, perché man mano che andiamo avanti vediamo anche i voti in percentuale, perché quelli delle preferenze li abbiamo provati a vedere in qualche frangente poc'anzi, ma sono davvero troppo parziali per poter fare una riflessione vera e propria. Però se abbiamo aperto la diretta oggi parlando, come ci facevano osservare sia Giuseppe Mallozzi del Messaggero che il direttore Lidano Grassucci di Latina Quotidiano, del fatto che probabilmente colui che era un po' in vantaggio, che aveva più possibilità di andare a Strasburgo, era l'esponente di Fratelli d'Italia, nonché sindaco di Terracina, Nicola Procaccini, e a seguire venivano forse in ordini di possibilità De Meo per Forza Italia e Adinolfi della Lega. Adesso vediamo quasi un ribaltamento, cioè da quello che ci ha detto l'onorevole Tripodi, Adinolfi ha buone possibilità di scattare, non è escluso però che possa farcela anche Nicola Procaccini, perché ricordiamo che almeno da un dato molto parziale che avevamo visto prima era secondo nelle preferenze, ma il dato era davvero parzialissimo, in tutta la circoscrizione centro secondo rispetto a Giorgia Meloni, che ricordiamo è una parlamentare italiana e essendo anche leader del partito è difficile pensare che possa accettare il seggio a Strasburgo lasciando quello in Parlamento italiano, quindi potrebbe scattare eventualmente il sindaco di Terracina anche qualora prendessero un solo seggio, ma potrebbero addirittura prenderne due con i resti, viste le percentuali che ha Fratelli d'Italia. Siamo al 7-6% in questo momento nella circoscrizione dell'Italia centrale. E soprattutto con Forza Italia, che praticamente, al di là del fatto se abbia tenuto o non tenuto in alcune zone, che soprattutto il Sud Pontino, area attorno a Fondi, da sempre zoccolo duro dell'elettorato di Forza Italia, ma soprattutto con scarsissime possibilità di dare al sindaco di Fondi, Salvatore De Meo, un seggio per l'Europarlamento. Tra l'altro, una notizia che è arrivata poco fa su Fondi: le preferenze totali di De Meo, se queste sono aggiornate, sono 6.810 in questo momento, con la percentuale di Forza Italia sui seggi di Fondi, che sono 33, che sembrerebbe da questo dato, ma vado a confermarlo eventualmente, che siano più o meno definitivi. Abbiamo Forza Italia a Fondi al 44,69%. Segue la Lega al 25,67%, il Movimento 5 Stelle al 12,29%, poi abbiamo Fratelli d'Italia al 5,7%, e poi il Partito Democratico invece al 7,39%. Questo sembrano i dati, stiamo parlando di Fondi, del Comune. Sì, però è dato spoglio definitivo, questo dovrebbe essere del portale direttamente a cui dovrebbe si rifà il Comune definitivo. Di Fondi, esatto. Dovrebbe essere definitivo da come è scritto questo screenshot che ci hanno girato. I 33 sezioni su 33, dove Forza Italia rimane primo partito, quindi rimane lo zoccolo duro
del territorio di Fondi, che conosciamo da sempre anche per il fatto della leadership del senatore nonché coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone, rimane lo zoccolo duro del partito, come giustamente faceva osservare anche prima il vicepresidente della provincia di Latina Vincenzo Carnevale. Però c'è una Lega che scalpita, se così possiamo dire, arriva da dietro e scalpita. Sì. Sarebbe poi interessante, ma questo forse lo possiamo vedere solo tra un pochino quando arriverà qualche dato un po' più rilevante, sarebbe interessante vedere gli altri comuni del sud pontino come si stanno muovendo. Non lo so, parlo ad esempio di Monte San Biagio, dove tra l'altro sarebbe anche curioso andare a capire, anche alla luce del fatto che domani c'è lo spoglio delle comunali, e lì tra l'altro sarebbe stato forse curioso fare la domanda all'onorevole Tripodi, che diceva dove andiamo uniti vinciamo, lì il centrodestra è spaccato in due, quindi sarebbe curioso poi da capire se questa cosa potrebbe compromettere alcune corse tipo quella molto particolare di Monte San Biagio, oppure ad esempio in altri luoghi dove Forza Italia è sempre andata forte, come Caeta. Bisognerebbe un po' vedere come funziona nel sud pontino questa questione qui, perché invece nel nord della provincia questo problema lo vediamo di meno, dove la Lega è di fatto, esatto, primo partito, come possiamo dire, il nuovo punto di riferimento del centrodestra della provincia di Latina, e di fatto si va anche ad acuire quella diversità di peso specifico all'interno della coalizione che già avevamo visto alle politiche dello scorso anno. Su Monte San Biagio in particolare, come dicevi poco fa, abbiamo soltanto il dato ufficiale del Ministero dell'Interno, che purtroppo ci dà una sezione su sette, quindi una percentuale molto bassa in realtà. Vi diamo i dati, ma ovviamente sono tutti da prendere, prendeteli con le pinze, sì. veramente insomma, una sezione su sette non sono così indicativi, ma ci danno comunque un quadro dove abbiamo la Lega addirittura al 49%, Fratelli d'Italia al 16,30, Forza Italia al 15,93, il Movimento 5 Stelle all'8,89 e il PD al 5,74. Più o meno le forze, diciamo, se vogliamo proprio mettere in nesso con le comunali, è proprio una forzatura quello che andiamo a fare, sì, adesso, no, quindi non è un gioco, non so se tiene molto, tiene molto, però comunque là c'è un sindaco di Forza Italia uscente e comunque ci sarà sicuramente una riflessione da fare anche in questo senso, dove oggettivamente la Lega, almeno in questa sezione, però è definitivo, anche se una sezione sola è definitivo, la Lega vola. E una su sette alla fine non è pochissimo per un paese, sì, come Monte San Biagio, alla fine dei conti, ma insomma non è forse ancora così attendibile come dato generale, è un quadro, una direzione, mettiamola. Guarda, così, anche se non abbiamo la possibilità di mandarli in diretta perché non riusciamo con le percentuali, magari prepariamo anche una slide in caso ci fermiamo per qualche altro minuto, però cerchiamo di andare. Mirko, ti chiedo a te il supporto, se riesci a fare uno screen della provincia di Latina sulle sezioni aggiornate ad ora praticamente, così tra poco, ecco, ci fermiamo qualche altro secondo. Sì, siamo a 224. Fallo fare a Mirko, perché a te ti chiedo un'altra cosa, Tony, se puoi farla, così aggiorniamo anche i nostri radioascoltatori e coloro che ci stanno seguendo. Andiamo sulla circoscrizione Italia Centrale, ecco, se riusciamo, ecco, e proviamo un attimo a cliccare sui partiti, vediamo un po' le preferenze come stanno andando, perché potrebbe essere determinante anche questo. Cioè, vabbè, Salvini nella Lega vola proprio, perché il ministro dell'Interno ha su 693 sezioni su 11.823, quindi parliamo di un dato non parziale, di più, però comunque 24.658 preferenze, e stacca il secondo di roba tipo 20.000 preferenze. Però il simbolo e il leader, diciamo, influiscono tantissimo. E probabilmente mancano ancora quasi tutti i dati della provincia di Latina, perché non vedo da nessuna parte il candidato Adinolfi, che ha pochissime preferenze, quindi ci sarà solo qualche seggio della provincia di Latina. Proviamo invece un attimo ad andare su Fratelli d'Italia.
Andiamo un attimo su Fratelli d'Italia e vediamo, perché qui abbiamo invece 614 sempre seggi su 11.823, quindi parliamo sempre di dati molto ma molto approssimativi, però abbiamo la Meloni che è prima con 3.089 preferenze e secondo c'è Nicola Procaccini con 892, però sono molto ravvicinati anche altri candidati come Sciurpa Michela e Acquaroli Francesco, proprio molto ma molto ravvicinati. E permettimi anche di chiederti un altro passaggio, andiamo anche su Forza Italia e sul Movimento 5 Stelle perché ci sono altri candidati. Qui su Forza Italia c'è Tajani che ha più preferenze degli altri, ma questo era prevedibile, il Presidente del Parlamento Europeo ha 2.000 e passa preferenze, segue però Mussolini, Verucci e così via, De Meo in questo momento è intorno alla sesta posizione, però anche qui i dati sono ancora molto minori, parziali. Ancora minori. Giusto per scrupolo andiamo sul Movimento 5 Stelle, dove tra l'altro riscontrano spesso anche loro questo problema delle preferenze molto minori rispetto ai voti che prende il partito. Anche qui il candidato locale Macone non è tra i primi, se non vado errato, almeno da questi dati molto molto parziali. No, non è tra i primi. Quindi diciamo che per il discorso di come scattino i seggi bisogna attendere un pochino. Sì, assolutamente sì. Però abbiamo un quadro che va delineandosi con la Lega che è primo partito sicuramente a livello nazionale, il PD che, prendendo anche le parole del segretario provinciale Moscardelli, di fatto si attesta come principale competitor sì. della Lega e quindi come principale competitor politico anche a livello nazionale, sul livello provinciale è leggermente diverso, e poi Movimento 5 Stelle che torna a essere la terza forza dello scacchiere, e più dietro invece Fratelli d'Italia e Forza Italia che a livello nazionale sono più o meno appaiati anche a livello provinciale. E anche a livello provinciale, questa è una grande notizia rispetto a... Sì, forse questa è la novità più forse questa è la più grande novità. E potremmo dire che c'è una... Purtroppo, poi ragionavo, no? A me una cosa che piace tanto nei giorni successivi al voto è andare a vedere l'analisi dei flussi elettorali. Difficilmente ne verrà fatta una sulla provincia di Latina, ma sarebbe curioso da capire dove sono andati a finire questi voti di Forza Italia, perché probabilmente se li è mangiati tutti o quasi la Lega. Sì, sì, sì. Stavo guardando, mi avevi incuriosito con il click sui simboli, e nella provincia di Latina al momento con questi seggi scrutinati Salvatore De Meo risulta il primo con però parliamo di 4 seggi scrutinati su 511 ed è strano anche perché qui ne abbiamo 224 su 511, quindi evidentemente i dati successivi stanno arrivando con una certa lentezza. Sì, anche perché per spiegare a chi magari ci sta seguendo ed è poco dentro a come funziona lo spoglio, non è che lo spoglio lo fanno prima delle liste, poi chiudono e poi ricominciano quello delle preferenze, però quando arrivano i dati al comune, il comune prima analizza i voti di lista e li inserisce nel sito del ministero, nel sistema, poi esatto. Successivamente inseriscono quelli delle preferenze, e siccome i voti delle preferenze sono molto più numerosi, i dati inseriti delle preferenze ci mettono più tempo ad essere registrati, esatto, sul sito del Ministero dell'Interno. Mirko, per caso abbiamo la slide, mi è stata mandata, quindi Tony, se riesci a trovare qualche altro dato curioso, io nel frattempo vado a recuperare la slide dei dati aggiornati della provincia di Latina, in modo tale che ve li facciamo anche vedere quelli che abbiamo commentato, perché per chi ci sta guardando, oltre che ascoltando, probabilmente è anche più semplice da... visivamente proprio riuscire a capire un po' come stiano andando le cose, anche se abbiamo cercato di essere il più chiari possibili proprio per non crearvi particolari problemi. Un attimino che metto qui l'aggiornamento anche del dato della provincia di Latina, siamo più o meno a metà dello spoglio, almeno metà dello spoglio. Io mi auguro che per chi si è seggi da questa mattina alle 7 siano a buon punto dello spoglio, perché mi rendo conto che è davvero molto molto lungo, e poi spesso si fanno anche tante chiacchiere su coloro che sono i scrutatori, presidenti di seggi e roba varia, ma gli va fatto un plauso perché davvero per un rimborso abbastanza minimo, se così si può dire, il lavoro è abbastanza oneroso. E vi facciamo vedere comunque, ecco, questi dati della provincia di Latina, dove a 224 sezioni scrutinate su 511 in provincia di Latina la Lega è primo partito con il 38% delle preferenze, segue il Movimento 5 Stelle con il 16 e 13, terzo
Fratelli d'Italia con il 13,45, appena più sotto Forza Italia con il 13,12, ma sono lì lì. Forse possiamo pensare che sarà un testa a testa fino alla fine, ma potrebbe farcela Forza Italia recuperare almeno la terza piazza o addirittura scalcare anche i 5 Stelle, ma al momento sembra complicato, però vediamo come andrà lo spoglio. Il Partito Democratico al 12,96%, e qui anche questa è un'altra notizia, perché il Partito Democratico, ricordiamo che in provincia di Latina nel 2014 era primo partito, quindi un tracollo in 5 anni, frutto anche probabilmente dell'andamento elettorale che ha seguito il partito attualmente del segretario nonché presidente della regione Lazio Zingaretti. Se non abbiamo altri dati da aggiornare, ci fermiamo qualche altro istante, quindi invito Lorenzo ad essere pronto con della buona musica da farci ascoltare per chi rimane sintonizzato sulle frequenze di Radio Antena Musica FM 92.2, per chi invece ci segue in video sulle pagine Facebook di h24notizie.com e di Radio Antena Musica, e nonché sul portale di www.h24notizie.com. Vi lasciamo con la schermata in sovrimpressione dell'ultimo aggiornamento del sito del Ministero dell'Interno a 224 sezioni scrutinate su 511, e però vi togliamo l'audio perché altrimenti ci bloccano il video. Ben tornati in studio con la notte elettorale speciale europea, qui da Radio Antena Musica FM 92.2 e in diretta anche su h24.com. Stiamo commentando appunto il risultato delle europee, in particolar modo in provincia di Latina, ma non solo. Il dato purtroppo che abbiamo ufficiale dal Ministero dell'Interno cambia davvero poco, se non quasi nulla, rispetto a quello che abbiamo commentato poc'anzi, perché ecco, noi vi riproponiamo quello delle 224 sezioni scrutinate su 511, ma il dato aggiornato parla di una o due sezioni in più e non sposta fondamentalmente nulla rispetto a ciò di cui abbiamo parlato prima, ovvero in termini percentuali. Ovviamente di voti assoluti sì, ma in termini percentuali non cambia nulla, e quindi rimane il discorso che abbiamo fatto finora con questo andamento che vede la Lega che comanda fondamentalmente il discorso delle preferenze in provincia di Latina, seguito dal Movimento 5 Stelle, poi Fratelli d'Italia e Forza Italia praticamente appaiati, e ancora più dietro il Partito Democratico. Tra l'altro Partito Democratico invece a livello regionale ha tutto un altro impatto, quindi probabilmente è da pensare che su Roma le cose siano completamente diverse, ma noi non ci andiamo a dilungare su un discorso regionale, rimaniamo su quello provinciale, anche perché abbiamo, più che altro perché ci hanno girato, non perché siamo riusciti ad entrarci su risultati molto più accurati, però abbiamo il dato definitivo da fondi sia in termini percentuali, già ve lo dicevamo prima, ve lo stava dicendo poc'anzi Tony, che qui in studio con me, Tony Manzi, con Forza Italia che è primo partito al 44%, seguito dalla Lega però che ha un'affermazione molto importante attorno, Tony, me lo 25,67, ma il dato forse più importante, vi parliamo di fondi non perché vogliamo mettere una lente di ingrandimento su una singola città, ma perché quello che abbiamo definitivo con le 33 sezioni scrutinate su 33, dove abbiamo anche il dato ufficiale, seppur ci hanno consigliato di prenderlo con le pinze perché potrebbe oscillare di pochissimo, delle preferenze con il candidato alle europee per Forza Italia Salvatore De Meo, nonché sindaco di Fondi, che si attesta attorno alle 6.000 preferenze, 6.810, ah, okay, diciamo. 6.800, quindi 6.800 preferenze, un dato forse un po' a ribasso, come probabilmente il dato però un po' a ribasso di tutta Forza Italia in provincia di Latina, cioè si, esatto, tiene nella sua roccaforte, però non sfonda neppure qui. No, al momento no, anche se andiamo a vedere ad esempio la circoscrizione di Italia Centrale, sostanzialmente tiene un pochino
di meno rispetto alla provincia di Latina, che forse un po' è stata sempre simbolicamente più forte da quel punto di vista. Se parliamo di Forza Italia, parliamo del 6,4% in questo momento, con poco più della metà degli iscritti, qualcosa in più della metà delle sezioni scrutinate nell'intera circoscrizione. Come dicevi tu, appunto, nella provincia il dato ovviamente è molto discostante da quello comunale specifico di Fondi. Nella provincia attualmente a poco meno della metà, Forza Italia si attesta al 13-14, sostanzialmente lo stesso dato identico di Fratelli d'Italia, e come avevamo detto forse questo è il dato di lettura per la provincia di Latina più importante, no? Sì, Tony, anche faccio un'altra piccola riflessione e ti faccio anche una domanda, no? Prima avevi fatto proprio tu questa domanda all'esponente di Forza Italia che abbiamo sentito, ovvero a Vincenzo Carnevale, che è vicepresidente della provincia di Latina. Gli avevi chiesto più che, diciamo, da dove ripartire, e lui giustamente faceva una riflessione dicendo ripartire da quella che comunque rimane la roccaforte. Sicuramente è così, perché se Forza Italia ha delle percentuali così basse, intorno al 6-7% a livello circoscrizionale e anche a livello nazionale più o meno è quello, il 44% di Fondi sicuramente rimane un dato forte, però cioè, dove riparte Forza Italia? Perché è vero il 44% territoriale, ma su livello nazionale, e prendo l'altra provocazione ancora precedente del direttore di Latina Quotidiano Grassucci, che diceva bisogna vedere se Forza Italia esisterà ancora. Sicuramente qui nelle nostre zone sì, è normale, i numeri dicono esattamente questo. Cosa accadrà domani? Penso che uno scenario così era prevedibile, non credo che... Tra l'altro Berlusconi prima in una dichiarazione diceva io ho fatto tutto il possibile, cioè della serie più di questo più di così non si poteva fare. Quindi anche il traino, diciamo, del leader è cambiato, no? Se Berlusconi trainava comunque con la sua presenza e tutti i simboli di Forza Italia in tutta Italia, in questo momento il suo posto è stato preso nella Lega da Salvini, no? Che come abbiamo visto invece ha trainato molto di più il simbolo nelle circoscrizioni rispetto a poi quanto hanno preso i singoli candidati in termini di preferenza, anche se vuol dire i dati sono tutti parziali, ma si capisce già da adesso che con 35.000 preferenze ad esempio in provincia preferenze molto più basse per i candidati, si capisce che il simbolo e il leader Salvini sono stati quelli a trainare il risultato. Da dove partirà Forza Italia? Noi abbiamo sentito il consigliere provinciale, poi tra l'altro Vincenzo, sì, vicepresidente della provincia, Vincenzo Carnevale, che ha tenuto a ribadire che Latina sarà ancora il motore di Forza Italia, quindi la parte puntina sarà così. Vedremo domani anche eventualmente quali saranno le dichiarazioni domani o nei prossimi giorni anche del senatore di Forza Italia Fazzone, che ovviamente è legato al territorio da questo punto di vista, e cercheremo di capire. Lui nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, nei mesi scorsi aveva rilasciato svariate interviste dove aveva messo in guardia, no? Dal suo stesso partito, per dire questi saranno le situazioni, occhio, attenti, non so, ci sarà sicuramente un chiarimento interno al partito e vedremo che cosa accadrà. Sicuramente è un dato abbastanza significativo, anche lo stesso dato del sindaco di Fondi De Meo su Fondi, se volessimo rapportarlo addirittura alle comunali, insomma, non è molto molto piacevole.
Sì, sicuramente sì, ma come abbiamo detto più volte, ci teniamo a ribadirlo, è comunque un dato sulle europee e non sul territorio, anche se ovviamente poi quando si tratta di preferenze è ovvio che si provano a fare anche dei parallelismi distorti, se così li possiamo certo. chiamare. Non so se abbiamo dei dati aggiornati del livello nazionale, più che altro per almeno per fare un attimo il riscontro e capire un attimino qual è l'andamento, anche perché noi siamo quasi in chiusura, avevamo detto che avremmo fatto un po' una mezza maratona e nostra intenzione era arrivare intorno alle 4 e ci siamo praticamente, vi lasceremo tra una decina di minuti al massimo, vi lasceremo ma non in via definitiva, perché vi promettiamo innanzitutto che nella giornata di domani pubblichiamo il video completo senza interruzioni della diretta che abbiamo fatto qui da Radio Antenna Musica, e che ringraziamo anche Lorenzo che è in regia e che lo facciamo anche vedere per chi ci sta osservando e ci sta guardando. Grazie Lorenzo dell'ospitalità e della partnership in questa notte elettorale, la lunga notte elettorale come l'ha ribattezzata il buon Lorenzo, perché ci voleva aggiungere lunga a notte elettorale. E ringraziamo ecco dell'ospitalità e di questa partnership, un'esperienza che magari possiamo ripetere, no Lorenzo? Sicuramente. E speriamo ecco che sia stato anche di vostro gradimento, però ecco se abbiamo qualche aggiornamento del nazionale o del della circoscrizione centro, della circoscrizione, non lo so. Sì, adesso siamo a 9.000, quindi ci siamo a tre quarti ormai, e i dati effettivamente non cambiano più di tanto, quindi anche se i numeri sono leggermente diversi, le proporzioni rimangono le stesse. Attualmente abbiamo la Lega al 32,60%, parliamo sempre della circoscrizione 3 Italia Centrale, il Partito Democratico al 27,70% ed è quindi il secondo partito, Movimento 5 Stelle al 15,82%, quindi scende ancora un pochino, Fratelli d'Italia al 6,94% e Forza Italia al 6,13%, con Più Europa, Italia in Comune al 3,11%, la sinistra al 2,33%, Europa Verde al 2,19%, il Partito Comunista 1,26%, e seguono poi tutti gli altri partiti con al di sotto del decimale. Sì, io se mi date un attimino sto cercando di mettere in video l'aggiornamento in tempo reale praticamente che dà il sito di repubblica.it, dato in aggiornamento abbastanza importante, anche se diciamo che non si oscilla più di tanto rispetto a quello che abbiamo commentato finora. Parliamo di questi dati che vi stiamo anche facendo vedere in questo momento per chi ci sta seguendo anche in video, che mostrano fondamentalmente la Lega appena sotto il 34%, parliamo di dati presumo definitivi, sì, parla dello spoglio al 69%, non so se sono proiezioni queste sinceramente o se sono dati agganciati a quelli del Ministero dell'Interno, perché Ministero dell'Interno c'è scritto qui, quindi presumo siano quelli del Ministero, sì, dato lo spoglio al 69%, Lega appena sotto il 34%, secondo partito il Partito Democratico con il 23,7%, segue il Movimento 5 Stelle con il 16,6% e poi Forza Italia con l'8,4%, Fratelli d'Italia con il 6,4%, Più Europa con il 3,2%, Europa Verde il 2,4% e così via tutti gli altri, ma diciamo che ci potremmo fermare a Fratelli d'Italia non per importanza e solo in termini percentuali, ma per il famoso sbarramento al 4% che impedisce agli altri partiti di avere accesso alla ripartizione dei seggi. Cosa importante che mantiene sul sito di Repubblica.it, sulla parte destra per chi ci sta osservando, è quel piccolo grafico che mostra anche le possibili coalizioni per cercare di raggiungere una maggioranza a livello del Parlamento europeo e quindi anche di dare un'indicazione per quello che sarà l'esecutivo, se così si può dire, anche se la compagine istituzionale dell'Unione Europea è un po' più particolare, però per dare comunque la presidenza della Commissione. Parliamo delle ipotesi di coalizioni che mostrano facilmente come a superare l'asticella della maggioranza l'unica coalizione possibile, almeno sulla carta, salvo
eventuali ribaltoni o impossibilità di partecipare ad una maggioranza dei principali gruppi, c'è solo ed esclusivamente quella formazione che è molto ma molto simile, se non identica, a quella che attualmente sta governando l'Unione Europea, ovvero parliamo del PPE, ovvero del Partito Popolare Europeo, Socialisti e Democratici, e ALDE, ovvero che sarebbe la rappresentanza dei Liberal Democratici. Quindi come dicevamo prima, con una battuta probabilmente anche infelice, ovvero che cambia tutto e non cambia nulla, però questi sono i dati e mostrano fondamentalmente questo scenario, e tiene ovviamente conto questo qui anche dello spoglio che sta avvenendo negli altri paesi. Noi non abbiamo incentrato le nostre discussioni su quello che riguardava lo spoglio degli altri stati. Certo, abbiamo fatto riferimento alla Francia, dove c'è stato il boom della destra con la Le Pen, che ha superato, se non vado errato a memoria, per la prima volta il principale sfidante in un'elezione a livello nazionale. Abbiamo commentato anche il successo di Orban in Ungheria, però se non vado errato, oltre a questi tre paesi, compreso l'Italia, dove la Lega di fatto vince le elezioni in termini seppur relativi, solo la Gran Bretagna forse, che però ha promesso l'uscita di Farage con gli euroscettici, però diciamo che smentisce per certi versi quello che si andava defilando un po' di tempo fa, e cioè che molti erano come dire pentiti della propria scelta, no? di uscire dall'Europa, e invece insomma, il partito del Brexit ha avuto una vittoria abbastanza schiacciante lo stesso. Sarà sì, per il fatto che siamo ormai sul confine del momento in cui stiamo partendo la Brexit. Dico che oggettivamente quella è una situazione che va definita, e tra l'altro questa cosa non l'abbiamo ricordata durante la diretta, è giusto farla ora in chiusura. Ricordiamo che l'Italia elegge per trattati, per come è previsto dall'Unione Europea, 73 eurodeputati. In questa tornata elettorale ne elegge 73, subito più 3. Cosa voglio dire? Più 3 sono quelli che dovrebbero scattare, quindi sono in sostituzione degli europarlamentari del Regno Unito, esatto, nel momento in cui scatterà la Brexit. Che per quanto ritardata, anche alla luce della vittoria degli euroscettici in Gran Bretagna, io penso che in un modo sarà o in un altro ormai definitiva. Ci sarà. Ora è prevista per l'inizio dell'autunno, credo che al massimo ci potrà essere un ultimo rinvio, ma comunque in un modo o in un altro ci sarà. A un'uscita più soft. Esatto, stavo dicendo, e ci auguriamo che qualsiasi essa sia, avverrà anche in una transizione, come posso dire, meno impegnativa da parte anche degli altri paesi dell'Unione Europea. Assolutamente. Fatto sta che al di là di chi ha vinto, perso, come andrà avanti questa Unione Europea, la Confederazione penso che ne esca rafforzata quantomeno dal dato dell'affluenza, perché in Italia c'è stata una leggerissima flessione, ma tutto sommato non si è andati sotto quella soglia psicologica del 50%. In tanti paesi dell'Unione Europea invece è stata un'affluenza molto alta, che non si registrava da tanti anni per le elezioni europee, e questo è un buon segno. Forse anche il progetto del Parlamento Europeo stavolta voto ha funzionato, forse ha sensibilizzato i cittadini dell'Unione, ecco, a prendere una posizione e a dire con quali idee voler cambiare questa Europa, perché poi diciamoci anche la verità, tutti o quasi tutti gli schieramenti, ma io oserei dire tutti, perché anche quelli che hanno governato dicono che questa Unione va cambiata, e quindi ora bisognerà solo capire verso quali lidi e in quali modi bisognerà farlo. Se abbiamo altri dati li commentiamo, e poi ci abbiamo la chiusura. Il dato aggiornato del Comune di Latina, che era un dato interessante da andare a guardare, perché abbiamo 69 seggi su 116, quindi abbiamo più della metà, e quindi c'è un quadro già molto ben definito, con la Lega al 42,61%, il Movimento 5 Stelle al 16,88% e il Partito Democratico al 14,73%. Segue Fratelli d'Italia al 9,82%, una percentuale insomma molto molto alta rispetto alle altre che abbiamo visto, e Forza Italia al 7,17%, quindi qui abbiamo la flessione forse maggiore nel Comune di Latina.
più Europa, Italia in comune al 3,12, quindi stiamo qui, siamo già al di sotto poi dello L'asticella. sbarramento. E se vogliamo andarla a comparare adesso con la provincia di Latina, andiamo a vedere che alla fine scende un pochino, ma non di tanto, rimane anche sempre più alto rispetto alla media nazionale. La Lega, che si attesta al momento su 369 seggi su 511, quindi anche qui siamo ben oltre la metà, al 39,21%, il Movimento 5 Stelle al 16,71%, il Partito Democratico al 13,87%. Forza Italia ha a livello provinciale, probabilmente anche col peso di fondi a questo punto che risulta scrutinata, al 12,24%, prima stavamo intorno alla metà, insomma. E Fratelli d'Italia comunque tallona la Forza Italia con 11,34%. Molto molto distaccati, più Europa, Europa Verde, eccetera. Se proprio vogliamo cercare di tirare le conclusioni, semmai si possa fare con dei dati parziali, potremmo dire che sicuramente in provincia di Latina c'è stata una sorta di rivoluzione soprattutto all'interno del centrodestra, ma anche nella leadership in termini di preferenze a livello generale, perché la Lega, che aveva iniziato la scalata, ricordiamolo, con le politiche dello scorso anno, di fatto è andato a consolidare e a recuperare voti soprattutto all'interno di Forza Italia e probabilmente anche dal Movimento 5 Stelle, che poi sarà oggetto anche dell'analisi dei flussi elettorali che vedremo sicuramente nei prossimi giorni, perché credo che sia questo il trend che sta Certo. colpendo un po' tutta la penisola. Se non abbiamo altro da aggiungere, ci avviamo alle conclusioni, Tony. Ci siamo. Ci siamo? Ci siamo stati più che altro, dai. Allora, noi ringraziamo tutti coloro che hanno avuto il coraggio di ascoltarci e di vederci. Lorenzo mi diceva che abbiamo anche persone che ancora ci stanno ascoltando anche in diretta streaming, qualcuno lo sta ancora facendo anche in diretta video, quindi ringraziamo davvero tutti che hanno avuto il coraggio, la voglia e la passione di seguire con noi lo spoglio delle elezioni europee grazie a questa diretta di H24notizie.com e Radio Antenna Musica 92.2 FM stereo. Ricordiamo che siamo andati in diretta sia sulle frequenze appunto radiofoniche di Radio Antenna Musica che sul nostro sito di www.h24.com e sulle pagine Facebook di Radio Antenna Musica 92.2 e H24notizie.com. Io ringrazio tutti coloro che sono stati con noi, in particolar modo ringrazio coloro che sono stati qui in studio con me, ovvero Tony Manzi, che è stato qui e che mi ha supportato in tutto e per tutto. Grazie, Tony. Grazie a te, grande piacere essere stato qui. Grazie a Mirko Macaro, che è fuori da ogni inquadratura e che non posso farvelo vedere, però lo ringrazio che è stato con noi e che ci ha supportato con l'aggiornamento dei dati, delle slide e quant'altro. Grazie al buon Lorenzo Nallo, che è in regia e che lo faccio vedere. Grazie, Lorenzo. Niente, grazie a voi, buonanotte a tutti, anzi buongiorno e a risentirci presto. Grazie anche a Giorgio Di Perna, che è stato con noi in tutta la prima fase della nostra diretta. Grazie a tutti coloro che ci hanno donato un po' del loro tempo, sia i colleghi giornalisti che gli esponenti politici provinciali e non solo, che hanno voluto commentare con noi le elezioni. Vi ricordiamo che l'audio di questa diretta sicuramente andrà in replica almeno domani, se non nei prossimi giorni, su Radio Antenna Musica, sulle frequenze di Radio Antenna Musica. Il video invece, anche se spezzettato, rimane online anche dopo la diretta sulle nostre pagine Facebook. Domani vi promettiamo che lo ricompattiamo e sarà disponibile anche sul nostro portale di h24notizie.com. Lo facciamo girare anche sui social. Grazie ancora di essere stati con noi. Appuntamento sulle frequenze di Radio Antenna Musica e su h24.com. Arrivederci. Ciao.